Buongiorno a tutti, buon anno, se prendete posto in fretta possiamo anche tentare di iniziare. Subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, De Chiara, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, tredici presenti, e ci sono 11 assenti più la presidente. Non abbiamo giustificati. Benissimo, possiamo aprire. Quattordici presenti, abbiamo anche Lazzari. Allora, io inizierei subito con l'interrogazione numero 50, a firma del consigliere Giuliano, avente ad oggetto situazione pista ciclabile ed area pedonale situata in via Polsesan. Lascio subito la parola al consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Prendo gli occhiali, eh? Allora, grazie Presidente, Direttore, Assessore, colleghi, buon rientro dalle feste. Sembriamo tutti più tranquilli, quindi si riparte con una certa decisione. Allora Assessore, io le pongo questo quesito in quanto sono sicuramente convinto, e vado a esporlo, che la problematica sia in capo ovviamente ad Acea e quindi mi immagino che lei si sia interessato e possa dare risposta, perché in una pista ciclabile ed area pedonale è accessibile dal parcheggio della medesima via, che parliamo quindi della pista ciclabile ed area pedonale situata in via Polsesan. Si estende per circa 150 metri e allo stato attuale risulta essere priva di illuminazione. Nell'area sono presenti alberi ad alto fusto, tra i quali anche un pino secolare e diverse panchine di proprietà del Comune di Roma. Quindi vi hanno accesso direttamente alcune abitazioni e uno sporting club, un circolo sportivo. Risultano essere presenti numero 8 lampioni dell'Acea,
nell'ambito della sostituzione delle vecchie lampade con lampada a LED in tutto il quadrante, non ha provveduto alla sostituzione di quest'ultime poste sui lampioni presenti in tale area. La stessa risulta essere priva di illuminazione ed in caso di furti nelle abitazioni rappresenta sicuramente una via di fuga. Il mancato intervento da parte dei servizi giardini ha causato una crescita esponenziale degli alberi, compreso il cedimento di rami di notevoli dimensioni di un pino secolare che ha causato l'abbattimento di una rete che ne determina il confine. Dal pino sono visibili grandi rami secchi, fragili e prossimi alla caduta che rappresentano un pericolo. Impianti fognari e pluviali sono occlusi e il manto stradale risulta essere scivoloso, rappresentando un pericolo per cicli e pedoni. Quindi si chiede gentilmente se sono a conoscenza dell'area, no? Se questo assessorato e la presidenza sia a conoscenza dell'area e nello stato in cui versa, se il municipio ha intenzione di effettuare un sopralluogo finalizzato alla messa in sicurezza di tale area e se si intende provvedere all'accensione dei lampioni esistenti per fare in modo che la pista ciclabile ed area pedonale siano illuminati, rendendo in questo modo i luoghi più sicuri. Aggiungo, assessore, che questa richiesta non è un vezzo personale, nel senso che uno non sapeva dove, no, andare a chiedere e creare comunque dei problemi. Invece, siccome neanch'io ero a conoscenza di quella realtà e avendo fatto un sopralluogo mi sono reso conto che è un peccato, c'è un pezzo di pista ciclabile, poi c'è un'interruzione, dovrebbe essere previsto un prolungamento, non si sa le aree successive di chi sono, se sono di proprietà appunto dell'amministrazione o in capo ancora ai privati, c'è una rete che è stata divelta quindi dalla caduta di questo albero, però quello che esiste con diversi lampioni è un peccato che non possa essere utilizzato, anche visto le palazzine che sono adiacenti, come passaggio, come passeggiata, come modo di incontro, perché ovviamente non essendoci l'illuminazione accesa, prevista ma non accesa da tanto tempo, questo ne impedisce, diciamo, l'utilizzo, la fruibilità. Anche perché poi lì c'è un centro sportivo che ha un'entrata secondaria che sarebbe anche, come si dice, molto utile proprio per gli abitanti, senza prendere la macchina e fare il giro dall'altra parte. E sicuramente immagino che sia una di quelle cose che uno pensa che dovrebbero già essere, no, a posto, ma invece la competenza, in questo caso secondo me ACEA, non ha fatto quello che doveva. Ma sono curioso di sapere quello che le hanno detto a lei. Grazie. Allora, io ringrazio il consigliere per l'interrogazione, perché in effetti questo pezzo abbastanza marginale del nostro territorio non era ben noto. Non era ben noto non solo al municipio ma nemmeno al SIMU. Io ho fatto recentemente un incontro sulla manutenzione delle piste ciclabili dove ci hanno aperto davanti una mappa di tutte le piste ciclabili di Roma e questo segmento effettivamente non ce l'avevano neanche loro nella loro mappatura in progress, per cui dovremo provvedere a farglielo inserire in modo che possa entrare a far parte dei piani di manutenzione complessiva della rete ciclabile. Andata ad analizzare il territorio, mi ha lasciato una grossa perplessità il fatto che questa pista ciclopedonale abbia un unico accesso e nessuno sbocco dall'altra parte. Normalmente, mi scuso per il raffreddore, normalmente le piste ciclabili sono pensate come strade, quindi parte di una rete di mobilità. È evidente che se una pista ciclabile ha un unico accesso e funziona avanti in tre, oltre che a farci giocare i bambini, non serve poi a moltissimo. Quindi se dobbiamo renderla una struttura con un senso, bisognerà in qualche maniera prevedere uno sbocco dal lato opposto e capire la proprietà dei terreni e come potrà essere realizzata questa cosa. Veniamo all'illuminazione. L'illuminazione abbiamo contattato ACEA, un lavoro dello staff della presidenza, che da prima ci ha detto, ma boh, non lo so, non sappiamo dove
se sia nostra, se non sia nostra, quindi l'abbiamo ricontattata anche in seguito. Alla fine ci è stato detto che è in programma il cambiamento dei trasformatori in vista della transizione all'illuminazione LED. Non hanno potuto cambiare semplicemente i corpi illuminanti perché la tensione dei LED è diversa da quella delle lampade e i trasformatori presenti non erano adeguati, quindi hanno in programmazione la sostituzione. Adesso se ce l'abbiano detto dopo che gli abbiamo dato la sveglia noi oppure se ce l'avessero realmente in programmazione da prima, questo non lo so dire. Comunque bisognerà vigilare se nelle prossime settimane e mesi se questo lavoro verrà effettivamente seguito. Comunque Acea ha detto che stanno provvedendo, quindi l'illuminazione sarà ripristinata. Rispondo anche sulle caditoie, anche se non erano sulla domanda. L'assessorato dei lavori pubblici ha in programma la verifica di sostituzione di tutte le caditoie del municipio e quindi anche quelle di questo pezzo di pista ciclabile ne entreranno a far parte. Penso che non ci sia molto altro da dire. Sì. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Non è una questione di essere soddisfatti o meno, in questo senso non c'entra il meccanismo municipale, insomma era ovvio che per quello che era l'interrogazione era mettere in evidenza il fatto che lì c'è un percorso, un passaggio non illuminato. Poi ovviamente siccome è fruibile da diverse palazzine che sono prospicienti insomma lungo questo pezzo, almeno quello, no? Sollecitare la CEA che sicuramente aveva qualche motivo, trasformatori, cioè mettono un impianto e poi non è, no? Non è come si dice collegabile, accendibile, funzionabile, cosa che se giriamo ultimamente secondo me la CEA sta facendo un po' quello che gli pare, perché se giriamo un pochino sui nostre strade vediamo, no? Diversi lampioni spenti, quindi mi fa piacere che anche voi, io pure non immaginavo finché gli abitanti di quel posto non me l'hanno segnalato, quindi può essere normale, però adesso siamo lì sopra perché la CEA ha bisogno di essere ovviamente pungolata e seguita attentamente, se no lascia, cioè i trasformatori ci vogliono 5-6 anni prima che li cambiano oppure che adeguano. Quindi la ringrazio di questa risposta, di questo interessamento, era quello che volevo. Poi certo abbiamo messo anche il fatto delle fogne e dei tombini, perché giustamente poi lì si allaga e se accendiamo e poi quando piove lì comunque si allaga, non puoi camminarci, diventa anche riduttivo. Era un completamento alla richiesta, all'attenzione che quello spazio, anche messo così limitrofo e nascosto, da una sorta di tranquillità, diciamo di utilizzo, di positività a quel pezzo di spazio che li rende insomma un pochino autonomi nel muoversi, ecco, nel stare anche lì in compagnia, panchine eccetera. Grazie. Sì, Assessore può andare. Allora passiamo al punto numero 2 all'ordine dei lavori di oggi ed è la proposta di prima però no, vorrei nominare gli scrutatori che saranno oggi i consiglieri Ariano, Candigliota e Giuliano. Bene. Allora, il numero 2 è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, approvazione del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali. Va bene, protocollo numero RC 34791 del 2017. Lascio la parola al relatore, consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Sì. È su questa che sono stati presentati gli emendamenti. Sì. Esatto. Allora, ci sono le copie. Perfetto. Sono stati presentati degli emendamenti firmati a firma del consigliere Giannone.
Quindi allora io presenterei la proposta e contestualmente le osservazioni che abbiamo dato, sì. E anche gli emendamenti che sono, diciamo, se sono stati semplici, già inviati, sì, a tutti diciamo i consiglieri anticipatamente, sì, e finché ne potessero prendere visione, e sono essenzialmente delle piccole correzioni alle osservazioni. Allora, inizierei quindi con la presentazione dell'atto. Questa proposta di deliberazione è stata discussa e valutata insieme alle associazioni sportive del nostro territorio. Sono state invitate nelle riunioni di commissione sia le associazioni concessionarie dei nostri centri sportivi e degli impianti sportivi comunali, sia quelle iscritte all'albo municipale. Le due commissioni si sono tenute a dicembre, il 13 e il 20 di dicembre. E questa proposta sostituisce quindi la precedente delibera 263 chiedo scusa, del 2003 e si adegua alla normativa vigente, in particolare quindi al codice degli appalti, che prevede nuove regole e criteri di selezione degli affidatari. Inoltre questa proposta si pone come obiettivo quello di scongiurare situazioni di mancata assegnazione degli spazi ad uso sportivo interni alle scuole, al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture a disposizione e la trasparenza nei bandi di gara riguardo alla situazione di fatto in cui si trovano i centri sportivi da affidare. E nel nostro municipio ricordo che ci sono voluti due, se non sbaglio, tre bandi per poter affidare tutte le fasce orarie delle palestre. Quindi con un sforzo ulteriore, aggiuntivo, nel individuare successive associazioni dopo il primo e dopo il secondo. E quindi anche con un minore utilizzo nel tempo. Le principali novità introdotte da questa proposta di regolamento sono relative all'introduzione del concetto di rilevanza economica, cioè capacità di produrre reddito legato al servizio prestato all'interno dei centri sportivi, ovvero del concetto opposto, privo di rilevanza economica in caso contrario. Di due modalità con cui è possibile affidare un centro sportivo, a seconda della rilevanza economica del centro stesso. In particolare, mediante contratto di concessione, come avviene già adesso per il servizio avente rilevanza economica, o mediante contratto di appalto per l'affidamento di servizio privo di rilevanza economica. Ma questo lo dice il codice degli appalti. Anticipo dei tempi per l'emissione dei bandi di affidamento al 31 marzo per garantire la chiusura degli iter amministrativi per tempo. Questa è una richiesta che c'era pervenuta già tempo addietro dalle associazioni, le quali, una volta terminato il bando, si trovano ad avere, diciamo, la disponibilità della concessione, quindi la firma di tutto l'iter, la chiusura di tutto l'iter a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico. Esplicito riferimento all'acquisizione dei TOF delle scuole, piano triennale dell'offerta formativa, mediante cui le scuole possono affidare direttamente fasce orarie in coerenza con la programmazione didattica programmata con scadenza 1 dicembre di ogni anno. Possibilità di svolgere attività sportiva anche di mattina in orario di assenza delle lezioni, come centri estivi. Riformulazione dei criteri di selezione dei soggetti affidatari, in particolare qualità della programmazione annuale ed estiva, attenzione all'inclusione sociale e alle categorie svantaggiate, valorizzazione dell'esperienza del personale, clausola sociale, incentivo all'impiego di personale alla prima esperienza, coerenza del piano economico, qualifiche e curriculum degli operatori impiegati nel centro sportivo, esperienza e o qualificazione di personale specializzato per la disabilità, le attività di sport integrato, miglioramento dell'offerta economica a seconda della modalità di affidamento prevista dal bando. Altra novità è che i lavori di manutenzione ordinaria e o straordinaria eventualmente necessari al buon funzionamento del servizio, parliamo di lavori comunque di modesto valore, sono inseriti in modo dettagliato già nel bando di gara per trasparenza.
classificazione dei centri sportivi in funzione delle dimensioni e quindi delle discipline sportive che vi si possono praticare per una migliore conoscenza degli impianti. Presentazione delle osservazioni votate. Allora, adesso vi dico cosa abbiamo, diciamo, votato in commissione dopo un'analisi attenta insieme alle associazioni presenti. E, allora, in seguito all'ampio dibattito partecipato tra commissioni e associazioni sportive presenti, sono state approvate alcune osservazioni che accompagnano quindi questo parere. All'articolo 4, al posto di una classificazione basata sulle sole dimensioni, si è ritenuto più utile predisporre una scheda descrittiva del centro sportivo, che includa più informazioni riguardo al centro stesso, in particolare lo stato di consistenza, le discipline praticate, le associazioni operanti, oltre che una scheda tecnica che sintetizzi le caratteristiche tecnico-sportive della struttura, oltre alle dimensioni, le discipline sportive per cui è abilitato, per esempio. All'articolo 8 è stato corretto un refuso, era una data, evidentemente era la medesima data presente nella scadenza precedente. L'abbiamo portata al 31 marzo. Articolo 9, sono state specificati meglio i criteri 1A e 1B riguardo alla rispondenza tra attività sportiva che si ritiene svolgere all'interno del centro e statuto dell'associazione che partecipa al bando. Si è introdotto un criterio premiante poi per quelle associazioni iscritte all'albo delle associazioni sportive municipali, quindi una premialità alla territorialità. Si è aggiunto anche un criterio premiante per quelle associazioni che collaborano fattivamente con l'amministrazione capitolina e municipale. Abbiamo anche ritenuto opportuno fissare un vincolo alla partecipazione ai bandi, fissando un limite di 30 ore settimanali per affidatario. E tutte queste osservazioni sono scaturite chiaramente dopo chiaramente il dialogo con le associazioni, ma comunque attraverso una interlocuzione tra tutti i membri della commissione presenti. All'articolo 11, precisazione sul termine dell'affidamento, che comunque si chiede che segua il termine dell'anno scolastico, cioè il 31 di agosto. Tra gli obblighi aggiungere un'offerta, abbiamo chiesto che fosse aggiunta un'offerta assicurativa a garanzie crescenti, una base e altre due con integrazione a carico dell'utente, lasciando a questi la possibilità di scegliere la forma assicurativa più confacente, evidenziando l'evidenziazione del logo Roma Capitale all'interno di ogni struttura municipale e su tutto il materiale informativo, cartaceo e non, siti web, social network, ai fini di un riconoscimento della struttura. Esposizione in ogni centro sportivo dell'affidatario, del direttore tecnico, delle fasce orarie, delle discipline praticate e delle tariffe applicate per trasparenza e pubblicità. E articolo 16, abbiamo osservato di rinominare l'albo degli operatori sportivi municipali in registro e di includervi anche le associazioni sportive che, pur non avendo sede nel municipio, comunque vi operano da almeno 2 anni. Questo è un discorso di territorialità. Articolo 17, abbiamo aggiunto la possibilità che i controlli vengano eseguiti con l'ausilio della polizia locale. Articolo 18, inserimento dell'osservatorio sportivo scolastico, come è descritto già, è presente già nell'accordo quadro, nel protocollo d'intesa, firmato a luglio del 2017 tra MIUR, CONI e Comune di Roma. Procedo adesso a descrivervi gli emendamenti che vi propongo oggi in aula e che vi ho anticipato nei giorni scorsi. Allora, il primo emendamento è soppressivo per un semplice, refuso. C'era all'articolo 9, al quinto punto, che recita: aggiungere un comma come segue: ogni associazione non potrà concorrere per non più di 30 ore a settimana. Evidentemente l'intento era di inserire il seguente testo: ogni associazione potrà concorrere per non più di 30 ore a settimana, quindi il non è un refuso che chiediamo di sopprimere.
E poi abbiamo l'emendamento modificativo, indicato come numero 1 ma segnato come 2 in alto a destra. Si propone di sostituire al punto dell'articolo 11 delle osservazioni le parole anno scolastico al posto delle parole attività scolastica. È più corretto perché, diciamo, è l'anno scolastico che termina il 31 di agosto. Anche qui una precisazione. Per quanto riguarda il terzo emendamento, in realtà mi sono riletto un attimo l'osservazione, che forse era abbastanza complessa, così come descritta non coglieva bene il senso e non dava una organizzazione coerente di tutto l'osservatorio che pensiamo possa essere utile. Per cui ho riportato richiedo quindi che venga sostituito l'intero corpo dell'articolo 18 delle osservazioni con il seguente testo: l'amministrazione capitolina riconosce il ruolo dell'osservatorio sportivo scolastico previsto nel protocollo d'intesa composto da rappresentanti dell'amministrazione capitolina, del CONI Lazio e dell'USR del Lazio, nonché da rappresentanti degli istituti scolastici e degli operatori coinvolti. L'osservatorio ha compiti di impulso ed implementazione di forme di studio integrate, ricerca, formazione e aggiornamento, nonché di monitoraggio del raggiungimento dell'effettivo coordinamento delle attività sportive svolte presso gli istituti scolastici. Dovrà inoltre garantire la massima trasparenza e pubblicità delle proposte e delle iniziative svolte negli istituti scolastici, nonché supervisionare il coordinamento tra l'attività compresa nei PTOF e l'attività extrascolastica. Esso si articola a livello municipale con compiti di coordinamento delle iniziative motorie e sportive di carattere territoriale promosse nell'ambito del suddetto protocollo, ovvero di coordinamento e supporto tecnico delle iniziative autonomamente organizzate dalle istituzioni scolastiche. Compito dell'osservatorio è anche consolidare a livello di singola scuola le funzioni del centro sportivo scolastico definito nel protocollo d'intesa, anche al fine di potenziare l'educazione fisica nella scuola primaria. Allo scopo di realizzare pienamente tale collaborazione è necessario istituire e disciplinarne il funzionamento in coerenza con i provvedimenti vigenti. A livello comunale, un osservatorio sportivo scolastico capitolino con compiti di verifica, coordinamento, impulso, programmazione di forme integrate di studio, ricerca, formazione ed aggiornamento. Tale osservazione è composto da rappresentanti dell'amministrazione comunale, del CONI Lazio e dell'USR del Lazio. A livello municipale, un osservatorio sportivo scolastico municipale con compiti di coordinamento delle iniziative motorie e sportive promosse nell'ambito del protocollo d'intesa. Esso è composto da rappresentanti del municipio, dal rappresentante del CONI Lazio, dai dirigenti scolastici del municipio, dai rappresentanti delle associazioni e società sportive operanti nel municipio. A livello di istituto scolastico si sostiene la costituzione di un comitato per progettare e programmare in rete le misure e le azioni di potenziamento dell'educazione fisica. Tale comitato sportivo ha il compito di consolidare a livello di singola scuola le funzioni del centro sportivo scolastico attraverso una struttura verticale comprensiva di tutti gli ordini di scuola. A tale comitato partecipano in sede di programmazione e verifica le seguenti figure di riferimento: dirigente scolastico o suo delegato che lo presiede, assessore allo sport del municipio o suo delegato, direttore del municipio o suo delegato, un delegato dal presidente del CONI Lazio, i rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che partecipano al PTOF. Il quarto emendamento è aggiuntivo, è una specificazione. Si propone di aggiungere al secondo punto dell'articolo 16 delle osservazioni, stiamo parlando quindi della nostra delibera di espressione parere, dopo il testo aggiungere al primo comma, ho specificato in fondo al testo in modo che fosse chiaro dove posizionare l'osservazione. Infine, quinto emendamento, si propone di aggiungere al punto dell'articolo 12 in fondo al testo le parole per almeno 3 mesi continuativi, questo chiaramente per rendere più oggettivo l'articolo. In particolare l'articolo reciterà quindi al primo comma inserire il punto G, mancata erogazione dei servizi previsti da contratto per almeno 3 mesi continuativi. E questo è tutto, grazie. Bene.
Ci sono, io direi, ci sono, sì, stavo cercando di trovare un modo semplice, però forse conviene terminare la discussione se c'è e poi passare direttamente alla votazione degli emendamenti e poi a quella dell'atto. Allora, se ci sono interventi, ci sono interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie, non c'è l'assessore, ma saluto dopo le ferie, naturalmente il lavoro diventa più difficile. E cosa devo dire? Noi in Commissione abbiamo analizzato il regolamento e è arrivato in questi giorni la delibera con delle osservazioni che sul regolamento municipale dall'articolo 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17 e 18, osservazioni che sono state concordate in prima battuta anche con delle associazioni sportive che hanno partecipato, ma che naturalmente devo presupporre che la discussione con loro è continuata anche sino a ieri notte, perché ieri poi mi arrivano a cura del Presidente della Commissione i nuovi emendamenti, subemendamenti alle osservazioni sulla delibera. Io ho qualche perplessità sul modello di lavoro e su quello che stiamo facendo, non peraltro, perché se, come abbiamo visto nelle premesse, ci troviamo d'accordo sul principio generale di quello che è successo per nei centri sportivi municipali, poi tutto quello che nelle premesse viene elencato di fatto in prima battuta non è stato assolutamente recepito, perché presenti in commissione nottetempo o non so quando questi emendamenti o subemendamenti, in cui una delibera non dovrebbero essere neppure presenti, non esistono emendamenti, esistono le osservazioni a un regolamento, recepiti o meno dall'amministrazione capitolina, quindi dal Consiglio Comunale. Io ho fatica a seguire più il lavoro, che è diventato peggio di quello che è in essere. Se noi dovessimo applicare le premesse di questa delibera solitaria di un consigliere capitolino, tanto è vero, tanto solitaria, da settembre che la Commissione Capitolina si riunisce per trovare, come dire, una quadra con gli operatori, che poi sono quelli che devono portare avanti lo sport nel nostro territorio, senza ombra di peccati o di retropensieri in cui si pensa che tutto il male c'era nella delibera precedente. Io l'ho guardata con molta attenzione la delibera precedente, ho guardato tutte e due le delibere, sia quelle degli impianti comunali sia quelle degli impianti municipali. Vi devo dire che non è così, non è così. Se noi, io mi aspettavo da settembre ad oggi che si facesse un'analisi puntuale su chi ha le concessioni, su chi ha le fasce, per determinare eventuali incongruenze e sanarle anche con delle, come dire, con delle sanzioni applicate dal regolamento vigente. Cambiare il regolamento in corso d'opera in questi termini, poi con un'onda così apparentemente virtuosa, ma che di fatto non è accolta, tant'è vero che oggi alle 18 c'è una riunione con tutte le associazioni sportive. Allora, intanto rispedisco al mittente quando si dice che adesso lo sport va gestito con i termini della trasparenza, quando l'ANAC dice assolutamente che rispetto al decreto legislativo 50, che voi citate in delibera, dice tutt'altra cosa. Dice tutt'altra cosa. Quando gli importi sono sotto soglia, sotto i 750.000 euro, voglio dire, sono sotto soglia e quindi basta l'avviso.
Io naturalmente ho fatto delle dichiarazioni e come PD abbiamo fatto delle dichiarazioni in commissione rispetto al lavoro che si è fatto. Abbiamo cercato di puntualizzare su alcuni articoli, però il lavoro è ben lungo da quello di sformare un regolamento condiviso. Il fatto è, la prova certa è che oggi di nuovo le associazioni sportive che hanno in concessione i beni stanno al Campidoglio. Allora noi che facciamo? Oggi approviamo un regolamento che viene cambiato oggi pomeriggio. Noi abbiamo approvato in commissione un regolamento, si è fatta persino la delibera e ieri sera sono arrivati i nuovi emendamenti. Ma perché non l'avevamo detto in commissione che c'erano altre cose da vedere? Ne vogliamo dire qualcuno di importante? Cioè, ma davvero possiamo trattare lo sport in questi termini? Cioè, chi ha più soldi prende le palestre, allora non è più lo sport. Cioè, bisogna valutarle tutta la roba in premessa. Lo sport, se noi valorizziamo lo sport e analizziamo bene le associazioni che conducono e guidano anche a livello di volontariato questa roba, noi ci accorgiamo che non è assolutamente con questo regolamento che si può invertire qualche errore del passato, ma l'errore del passato sono le fideiussioni, sono quindi errori e sono omissioni da parte di qualche associazione sportiva che ha chiesto il prestito al comune e poi non ha pagato le rate. Ci ritroviamo quindi un grosso deficit di 15 milioni di euro per associazioni che non hanno pagato. Quindi sugli emendamenti che andremo a discutere dopo, quindi emendamenti sulla delibera osservata. Io non ho capito, ma Presidente della Commissione, io la pregherei di essere più preciso quando presenta emendamenti. È vero che sono, ma già le osservazioni le aveva fatte nella delibera, o no? È arrivata pure. Ci dia qualche risposta in merito, perché non è che siamo qua, dice, in commissione siamo stati là, su punto per punto a vedere quello che cambiava. E ha fatto queste osservazioni, perché del resto non ha voluto sentire. L'ANAC quindi distingue tra attivi servizi sportivi imprenditoriali e non imprenditoriali. Lo sport deve seguire quanto previsto dalla tabella 9, come ripeto, ho ripetuto già nella commissione. Quindi per fare chiarezza si faceva un'analisi puntuale su quello che è in essere il nostro municipio, chi guida e chi non guida, chi c'è e chi non c'è. Buttare via alcuni lavori sol perché l'ha fatto un'amministrazione precedente, ma stiamo parlando dell'amministrazione Rutelli di qualche anno fa, dove si è iniziato un cammino, non può esistere. Poi quale convenzione è allegata a questo regolamento? Non c'è manco allegata la convenzione. Se guardate le due vecchie delibere c'è allegata la convenzione, quindi un atto dovuto è quello di metterci la convenzione allegata, che oggi forse in Campidoglio qualcuno farà. Io con tanto entusiasmo raccolgo il lavoro del Presidente della Commissione, che ci mettiamo a fare bizantinismi sulle cose che non portano a nulla. Ci siamo messi a lavorare sul formaggio e su quanto formaggio in meno veniva dato a ogni bambino. Ecco, poi non riusciamo a capire dove stanno i buchi di un regolamento così importante per lo sport di tutti gli utenti del nostro municipio. Io non ho null'altro da dire, mi attendo che il Presidente o qualche altro consigliere, ma mi auguravo che l'assessore potesse essere presente per capire come mai, cioè, tutto quello che è stato prima rispetto in questo settore è il diluvio universale, come tutte le associazioni sono delle associazioni a delinquere. Non è così. Le associazioni sportive, alcune associazioni sportive, fanno un grande lavoro con i piccoli utenti che è volontariato, e noi dobbiamo far sì che diventi questo lo sport. Con un regolamento fatto in questi termini, e qua premiamo solamente chi ha i soldi, da domani facciamo l'appalto, vince chi offre di più, ma dove sta? Che regolamento è? Il principio fondamentale di questa roba non è un principio votabile. Magari qualcuno di voi
non lo so, mi auguro abbia parlato veramente con le associazioni sportive. Perché se facciamo trattative notturne e ci arrivano gli subemendamenti, non va bene. Mi piace vederle in commissione tutta questa roba. O oggi in consiglio ne stiamo parlando. Bene, non è una cosa che può andare bene. Io ripeto, le cose semplici ci portano a risultati, ci portano a buoni risultati. Quando percorriamo la strada maestra ci portano a risultati. Se c'era qualcosa nella vecchia delibera che non andava bene, e poi, caro Presidente, cari colleghi, se guardate all'ultimo punto, quando c'è una bella regola nella vecchia delibera, quella di mettere due criteri aggiuntivi, cioè quella è una grande libertà per il municipio, perché ogni municipio è diverso dall'altro. Quindi due criteri aggiuntivi nella valutazione di chi dovrà poi guidare. Sono veramente un qualcosa che deve essere protetto. Ma lasciamo perdere, ripeto, le incongruenze. Molte associazioni hanno avuto le proroghe e chi non ha peccato scagliava una pietra, perché non è che poi le proroghe non ci sono state dopo. Quindi io sono per legittimare dei processi corretti, ma di guardare a quello che c'è di sbagliato e correggerlo. Cambiare tutto vuol dire buttare spesso il bambino con l'acqua sporca. Inviterei pertanto il presidente della Commissione Capitolina, che oggi pomeriggio si vedrà con altre associazioni sportive, di riguardare, visto che è da settembre che si vedono con le associazioni sportive, di guardare con attenzione. Non è che quello che dicono le associazioni è legge, è regola certa, però sono gli operatori e quindi una cartina di tornasole per quello che è avvenuto in questi anni. E io da insegnante vi devo dire, incongruenze ce ne stanno, ce ne sono state, però ripariamo quelle. Fare un regolamento così vuol dire che domani arriverà qualcuno che farà l'orco, arriverà qualcuno dove si fa solo pallacanestro, che visto che farà tutt'altra cosa. Allora, stiamo attenti, dietro a un cambiamento di regolamento si cela invece qualcos'altro. Assolutamente, non possiamo permetterlo, quest'Aula non può permettere. Deve andare nell'indirizzo generale del MIUR, d'accordo, per attivare lo sport nella fase primaria, siamo d'accordo. Quante volte l'abbiamo detto? Allora facciamo un avviso pubblico in cui, come nel uno dei quesiti aggiuntivi, si valorizza la scuola, l'associazione che propone quello. Si è fatto. Io questo regolamento vedo come una marcia solitaria di un presidente solitario che non so quanto potrà portare per il bene dello sport, degli studenti, ma soprattutto anche di categorie, di fasce così deboli che a volte forse avete trascurato. Mi riferisco ad associazioni che si occupavano di malattie tumorali, in cui il regolamento virtuosamente riusciva a recintare uno spazio anche per queste. Ci avete pensato? Io mi fermo qua e mi auguro che alcuni chiarimenti possano essere fatti. Ho tanto materiale che potrei dare in commissione. Prima di tutto il fatto di guardare alle osservazioni vecchie, dei vecchi municipi, quando si chiamavano ancora circoscrizioni, in cui ogni municipio faceva le proprie osservazioni. E a fianco alla vecchia delibera c'è scritta la motivazione perché e perché no. Ecco, il lavoro ben fatto è questo. Ora, di questo lavoro io non troverò mai traccia, perché delle osservazioni si fatte non troveremo mai traccia. Osservazioni, emendamenti, subemendamenti. Grazie. Allora, io ho due precisazioni da fare. Una è relativa al tempo. Io ho lasciato minuti in più al consigliere Ciancio, perché essendo stati presentati già gli emendamenti è chiaro che l'intervento va un po' allungato, perché è comprensivo anche degli emendamenti. La seconda è un chiarimento invece formale sulla procedura. Gli emendamenti presentati dal consigliere Giannone non sono emendamenti alla delibera comunale, sono emendamenti alla proposta di parere e quindi possono essere assolutamente fatti come li abbiamo fatti sempre.
Allora, ci sono altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, mi servirà sicuramente qualche minuto in più perché l'argomento in questione merita di essere trattato in modo importante e quindi efficace. Allora, sarebbero tante le cose da dire ed effettivamente vorrei partire dal fatto che questa consiliatura, in questa consiliatura, questa maggioranza ha deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento questo regolamento. Un regolamento che esiste dal 2003, che è stato più volte prorogato e che non ha, tra virgolette, permesso, non si è permesso a tale regolamento di poter essere comunque valutato diversamente nel tempo e di poterci intervenire, di poterlo modificare, cercando di avvicinarci il più possibile alle esigenze territoriali e anche a quelle delle associazioni. Perché, come ha detto chi mi ha preceduto, bisogna tener conto sempre, in qualunque momento, dell'esperienza, delle attività che vengono svolte sul territorio delle associazioni, ma anche ovviamente dell'esigenza dell'amministrazione. Quindi questo mix funzionale deve avere la priorità. E infatti quello che emerge subito, per chi ovviamente si mette a leggere questo tipo di nuovo regolamento, eccetera, all'occhio emerge il fatto che non c'è più un criterio di anzianità, che deriva, da quanto abbiamo capito, deriva dall'obbligo della legge, insomma, sul nuovo codice degli appalti, che non ha stravolto solo questo regolamento, ma tra virgolette di danni ne sta facendo su tutti i settori, danni intesi non perché non questo nuovo codice non sia utile, ma declinarlo nelle varie convenzioni, atti, eccetera, non è stato facile per l'amministrazione comunale e ancora non è concluso tutto quello che sarà da modificare. Perché? Perché tocca e prende gli appalti, quindi tocca e prende tutto quello che l'amministrazione pubblica deve poter fare con il privato e quindi ne regolamenta in modo deciso che l'anzianità non è più un criterio fondamentale. E quindi anche, e produce anche quella perplessità che in commissione abbiamo notato, della differenza poi di chi e come sono quegli impianti di rilevanza economica e non. Infatti io ancora rimango con il dubbio di capire chi lo stabilisce, chi è deputato a farlo, quando ne saremo a conoscenza di questo schema. Cioè, immagino che si debba fare un lavoro, no, nella direzione di avere poi un quadro chiaro, che oggi è in progress ma domani sarà bene o male più definitivo. E questo è un elemento che ci siamo posti in commissione ma che rimane, secondo il mio modesto parere, ancora da, non da capire, ma è un lavoro importante alla base di questa, di questa differenziazione, perché ne scaturisce poi il posizionamento, no? di chi ha rilevanza economica e non. Un errore appunto che è stato fatto nel passato, che noi abbiamo anche lavorato nella scorsa consiliatura, perché non pensiate che oggi si arriva a mettere mano a questo regolamento
e in precedenza non sia stato fatto un lavoro lungo, certosino, dalla commissione della scorsa consigliatura. Perché? Perché c'era l'esigenza, come c'è oggi, di poter riorganizzare, di poter migliorare, di poter dare comunque quell'elemento importante, non andare più in deroga, cercare insomma di qualificare questo tipo di mondo che è importante, e di poter utilizzare nel miglior modo possibile le strutture che ci appartengono. Per cui fu fatto un lavoro che poi non ha prodotto a livello comunale nessuna delibera, come oggi stiamo discutendo, che serviva a mettere in condizione l'amministrazione con il MIUR per poter avere un accordo. Questo accordo sarebbe stato utile perché sappiamo dell'autonomia scolastica dei dirigenti, e in qualche caso i dirigenti scolastici se ne approfittano di questo, nel senso che cercano di ottenere il massimo risultato dalla loro struttura. In che modo? Non dando le ore e l'agibilità per il bando municipale, quindi per l'utilizzo delle associazioni, ma entrando direttamente in gioco e quindi andando ad accordarsi direttamente con l'associazione di riferimento e dargli in appalto diretto, no, in affidamento diretto la struttura. Per cui lei dice: io comunque l'attività la faccio uguale, comunque mi rientra nel piano formativo, ho la possibilità di incamerare dei soldi, pochi ma buoni, ma subito, per poterli utilizzare successivamente per quei piccole e spesso necessarie manutenzioni veloci, mentre se li do all'amministrazione tutto questo introito rimane centralizzato, non ritorna, oppure se ritorna c'è difficoltà, perché se ho un problema, dice il dirigente, devo fare, no, la verifica, devo mandare 20-30 fax fino a quando poi qualcuno si muove, e così loro giustificano questo allontanamento istituzionale, cioè tenendosi maggiormente le ore. Perché dico questo che è fondamentale? Perché ovviamente se c'è questa tranquillità, se c'è questo accordo, se c'è questo lavoro, è normale che loro sono più tranquilli nel dire: ok, queste sono le ore a disposizione, fate un bando, e così c'è più agibilità e c'è più equità anche verso chi partecipa, con i quali i criteri ovviamente sono molteplici, ma non sono solo quelli di conoscere direttamente il dirigente. E si era provato nella scorsa consigliatura, però poi anche questo non era facile da ottenere, e immagino che anche adesso, però devo dire pure che la domanda ha risposto il Presidente della Commissione nostra, ha risposto dicendo: guarda consigliere Giuliano, che ultimamente noi abbiamo messo a disposizione per l'amministrazione scolastica una piccola disponibilità economica proprio per le piccole, piccoli lavoretti e piccole manutenzioni. Se questo è, come credo che sia, perché non capisco perché debba dire una cosa per un'altra, allora può essere una leva nel prossimo bando con i dirigenti, con i quali suggerisco di farci ovviamente una riunione generale per dire: date più ore possibili all'istituzione, al municipio, per poter fare un bando degno e quindi per poter mettere più associazioni possibili all'occorrenza. Ora, nel fare questo ragionamento e quindi evitare che la scuola si possa chiudere a riccio, no? E non essere disponibile. Ora, tutto questo lavoro che il Presidente della Commissione ha detto e ha fatto, leggendo, elencando le osservazioni che sono scaturite ovviamente da un lavoro di commissione, diciamo che non abbiamo avuto moltissimo tempo, ma devo dire che le due o tre riunioni che abbiamo fatto sono state comunque utili, e queste osservazioni sono importanti. Ma io non so poi, visto che c'è in corso un percorso ovviamente di incontro e di lavoro comunale, non so quanto possano essere prese in considerazione. Io ho sempre quel dubbio che, non avendo un parere vincolante, noi facciamo un ottimo lavoro, osserviamo, emendiamo, ma poi non sappiamo quanto di ciò venga recepito e confermato, perché al di là della volontà questo prodotto torna indietro, rivà in commissione,
dove ci sarà un fiume di situazioni, dove ci saranno gli operatori che, come sono venuti qui, a livello cittadino faranno le loro osservazioni, e immagino che questa pressione produrrà da tutti i municipi produrrà un'altra sintesi probabilmente, e quindi non sappiamo se quello che di quello che noi abbiamo proposto, esempio, nella commissione è emersa la volontà, e quindi me ne rallegro di questo, perché l'ho proposta io, il fatto di mettere un tetto ai 30 ore per permettere quindi sia settimanali sia a chi ha esperienza, quindi da chi esiste più tempo e da chi invece sta emergendo, per poter comunque affacciarsi e dare il proprio contributo sportivo. È stata approvata questa cosa, è stata inserita, ma non so se poi verrà mantenuta, perché l'esigenza probabilmente, la richiesta, la necessità centrale non so se sarà la stessa, me lo auguro che possa rimanere questo meccanismo. Quindi voi dovete capire che chi sta da quest'altra parte non è che si trova nella condizione spesso e volentieri di strumentalizzare, no? Perché sarebbe facile dire tutto quello che viene dall'altra parte, noi lo diciamo al contrario, è molto semplice. Per quanto mi riguarda invece, e mi sembra che ormai sia chiaro dopo un anno e mezzo, a me la perplessità che rimane, nonostante la positività di aver lavorato in commissione e aver dato anche degli strumenti per poterci comunque confrontare, rimane sempre poi il risultato finale. Cioè, al di là della buona volontà, non so quello che sarà poi il risultato centrale. Dice, ma non lo sapete, non lo sapevamo neanche noi. Ecco, infatti è questo il meccanismo che ci lascia perplessi, no? Allora diciamo, non avendo un parere vincolante, per l'amor di Dio, se fosse stato vincolante avremmo comunque fatto poche cose, forse di meno, ma precise, ci buttiamo a dare ovviamente tutto quello che possiamo. Questo però non ci lascia sereni, nel senso che non ci lascia tranquilli di aver fatto un lavoro dove doveva essere messa a mano, dove ci si doveva entrare, capire, riorganizzare, modificare, dove bisognava dare alle associazioni una continuità positiva. Positiva è il fatto che si passa per esempio dai 3 ai 4 anni, positivo è il fatto di metterci un osservatorio, visto che è stato poi espressamente specificato in un emendamento aggiuntivo, dove l'osservatorio, facciamo osservatorio per tutte le cose, quindi maggior ragione un osservatorio per le attività sportive municipali è fondamentale per capire quello che c'è dietro, no? Perché noi se no guarderemmo solo quello che c'è avanti, no? Capire, cominciare a conoscere quello, come funziona un'associazione, per capire come si vive, quali sono le difficoltà. A me sembra, e poi sicuramente mi toglie, no? Come sto andando? Col tempo? Oh, allora. E quindi sembra che un pochettino questa rilevanza economica e non tolga lo spazio, ma questa è un'impressione che non ho avuto solo io, tolga lo spazio a quel principio di sussidiarietà, che effettivamente, se uno ci pensa, e invito anche a voi, no, a chiudere gli occhi e pensare al significato della parola sussidiarietà, un pochettino manca in questo lavoro che ci viene dal centro, parlo. Perché la sensazione a volte è che sembra un po' manageriale. Ora, non è sbagliato intuire alcune cose, no, farle diventare più manageriali, perché significa che uno ci tiene di più a quello che va a utilizzare, no? Ci tiene, lo controlla, lo verifica e lo utilizza nel miglior modo possibile. Però, siccome l'amministrazione è pubblica, e anche se uno appunto ci va a paro, no? Nella somma, quindi, cioè nel fatto, nel risultato finale è zero, però tu sei a posto con la coscienza, perché hai dato la possibilità di utilizzare i tuoi spazi e quindi hai centrato l'obiettivo. Ora se un punto è economico, quindi significa che entriamo un po' nella parte manageriale, se non è economico è lì che ritorna un po' il discorso sussidiario, perché l'amministrazione dice ok, non è economico, nessuno lo prende, te lo do io, perché purché venga utilizzato, purché si possa comunque no, rendere operativo. E allora un po' contrasta, no? Quindi questo doppio binario un po' contrasta, però io
da questo punto di vista, diciamo che a parte tutte le vostre, anche il fatto dei criteri, no, del personale, si è cercato un pochettino, ma questo lo dice Agenda, Diario, scusate, lo dice Diario, no vabbè, mo pensavo all'agenda politica, lo dice Diario, che sicuramente lo dovete aiutare, ci ha messo la buona volontà, però lo dovete aiutare, perché non è che si può avventurare così, cioè non è che tu dici, ma quante associazioni hanno i dipendenti? Poche, l'abbiamo visto, quasi nessuna, insomma, non è che mettono lì, c'è il dipendente che poi ti busta paga perché i guadagni sono talmente risicati. Quindi, sai, se vince un'altra devi assumere, c'è un punteggio maggiore, diventa un po' più complicato. Però, al netto di tutto questo, io già vi do quindi un mio giudizio come personalmente, dopo aver analizzato tutto questo, c'è una positività, d'accordo. C'è anche da mettere dell'altro, quindi l'importante è partire, però mi lascia perplesso, perché questo l'ha fatto un lavoro certosino. Io devo dare merito però a voi, che qualvolta capitano di queste delibere, vi mettete lì e le analizzate insieme all'opposizione per cercare di migliorarle, però significa che qualcuno che ce la manda non ha fatto il lavoro che dovrebbe. Cioè, se ogni volta noi dobbiamo qui farci le osservazioni e gli emendamenti che se fossero comunque, come si dice, esplicativi per il risultato, no? Dice, sai, mancano di certi elementi, uno ci mette, no, gli elementi ci sono, ma le andiamo a migliorare, le andiamo a correggere il percorso, significa che dal centro il consigliere che ha voluto produrre questo regolamento, secondo me, non l'ha fatto anticipatamente con chi di dovere. Probabilmente lo sta facendo perché, no, come si dice, si può sempre recuperare gli sbagli intesi a migliorare quello che uno fa, però a noi doveva arrivare un qualcosa di più schematico, dove potevamo insomma essere anche noi agevolati nel nostro lavoro, e i tempi erano minimi. Chiudo dicendo, grazie Presidente, i tempi erano minimi, però ci abbiamo messo la volontà, e per quanto mi riguarda, tra queste distorsioni e queste modifiche, nonostante la volontà, mi rende il giudizio di astenermi in questo senso, perché non so ovviamente come possa andare in comune, vista la forte pressione che subirà e che probabilmente non terrà conto del nostro positivo lavoro. Grazie. Sì, consigliera Cercone. Buongiorno, buongiorno Presidente, intanto auguri a tutti i consiglieri. Abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, abbiamo apportato diverse osservazioni, l'abbiamo fatto di comune accordo, perché effettivamente ci siamo resi conto che il regolamento proposto era abbastanza lacunoso e in alcuni sensi anche poco conforme alle reali esigenze del territorio. Da parte di Fratelli d'Italia abbiamo suscitato qualche perplessità che abbiamo tentato anche con la maggioranza di colmare, ma questo non c'è stato possibile, perché in realtà, per fare un esempio, la questione concessione, appalto, chi decide se si va in concessione o in appalto, in realtà questo neanche agli uffici era poco chiaro, quindi neanche gli uffici sono stati in grado di darci una risposta. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza preciso anche sui criteri. Sono contenta del fatto che è stata inserita una parte sul rapporto tra sul rapporto precedente, quindi una valutazione anche su quelli che sono i precedenti rapporti con l'amministrazione pubblica, quindi associazioni e amministrazioni. È una proposta che Fratelli d'Italia aveva portato in commissione, perché è vero che nel contratto degli appalti viene, tra virgolette, eliminato il criterio aggiuntivo della valutazione dei precedenti appalti, quindi non viene più valutato la cosiddetta esperienza, però noi crediamo che in qualche modo aver avuto un rapporto sano e
diciamo, duraturo con la pubblica amministrazione, è anche una garanzia per una futura collaborazione. Oggi noi ci troviamo a, tra virgolette, anche affidarci del lavoro che fanno le attività sportive sui territori, non è un lavoro esclusivamente economico, perché ho sentito parlare, effettivamente sono d'accordo con i consiglieri che mi hanno preceduto, fare sport significa in qualche modo avere una missione sociale. Non è assolutamente vero, o almeno non in tutti i casi, forse in rari casi qualcuno si può arricchire, ma la realtà dei fatti è che chi fa attività sportive sul territorio sono persone che ci credono, sono persone che spesso fanno altri lavori, ma che investono sullo sport, perché lo sport è una forma di socializzazione, di superamento anche delle differenze, delle barriere che ci possono essere, ed è fondamentale soprattutto nella, diciamo, nella prima parte nei più giovani e poi anche nell'adolescenza. Tant'è vero che spesso i nostri servizi sociali indirizzano le persone che hanno dei problemi, che non hanno possibilità economiche, verso le società sportive, quindi è un grande lavoro che le società sportive fanno anche a servizio del territorio. Quindi ecco, sono contenta nel vedere che nelle osservazioni ritroviamo i precedenti rapporti anche con le amministrazioni, nonché la parte sull'albo delle associazioni sportive, che per noi comunque è una garanzia di trasparenza, perché le associazioni sportive nel momento in cui si iscrivono vengono comunque controllate, si verifica lo statuto, vengono verificate quelle che sono le attività. Sono sincera, personalmente ha lasciato un po' perplessa il fatto della mancanza di un criterio per quanto riguarda i lavori che dovevano essere fatti dalle associazioni all'interno delle scuole. Cioè è cambiato completamente il meccanismo. Come Fratelli d'Italia abbiamo una visione un po' diversa, la maggioranza ci ha riferito che preferisce mettere nero su bianco, non so, il rifacimento totale del tetto, magari della palestra. Noi riteniamo che sia economicamente non sopportabile da parte delle associazioni poi far fronte magari a dei lavori eccessivamente onerosi, a fronte magari di una concessione e di guadagni che sono irrisori. Quindi da quel punto di vista non mi sento di condividere personalmente la scelta fatta, magari politica, di indirizzo politico, dalla maggioranza, però sono differenze che ovviamente possiamo ritrovare in una diversa visione, diciamo, del regolamento. Altra cosa che ho trovato, cioè, difficoltà nel comprendere, è sinceramente la mancanza del punteggio sul criterio. Cioè noi abbiamo individuato dei criteri e abbiamo detto, per esempio, cioè il criterio del ruolo, dei rapporti con l'amministrazione. Ce ne sono diversi all'articolo 9, c'è la rilevanza sociale e qualità tecnica del programma annuale, la qualità tecnica e la rilevanza sociale del programma estivo, ma ad ogni criterio in commissione non abbiamo assegnato un punteggio. L'ufficio però, qualcuno mi dice, lo fa l'ufficio, è vero, ma io rivendico nella commissione un ruolo fondamentale, tant'è che eventualmente era l'ufficio che doveva venire in commissione e sceglierlo, perché se noi diamo un indirizzo politico, che è quello per esempio di valorizzare i futuri progetti a discapito magari dell'esperienza, però poi l'ufficio decide che dà 50 punti su 100 solo ai precedenti rapporti con le amministrazioni, capite bene che c'è uno stravolgimento totale dell'indirizzo che noi abbiamo dato, perché in base al punteggio che si assegna su ogni criterio c'è poi una valutazione finale, un indirizzo finale, diciamo, del bando. È ovvio che se io invece do 50% alla rilevanza sociale e qualità tecnica del programma e do 2 punti solo all'esperienza, sto valorizzando il programma a discapito dei rapporti precedenti che abbiamo. Ma non possiamo lasciare questa valutazione, perché non è semplicemente una valutazione di attribuzione del punteggio, è una valutazione concreta, qualitativa, di quello che noi vogliamo fare su questo tipo di bando. E sinceramente questo mi ha lasciato spiazzata, perché oggi noi siamo in realtà, abbiamo dato dei criteri, ma non abbiamo dato delle priorità a questi criteri. Li abbiamo messi là dicendo che l'ufficio può scegliere quelli che ritiene
più importanti. Io credo che invece sia la politica a dover definire un indirizzo, a dare delle priorità. E dare le priorità si può fare attribuendo dei punteggi. Ho spiegato, penso, abbastanza bene prima che se si dà su 100 il 50%, 50 punti alla valutazione delle precedenti esperienze ha un senso, se si danno 50 punti alla rilevanza sociale ha un altro senso, si valorizza l'esperienza da un lato, invece dall'altro si valorizza un progetto futuro. Ed è una differenza netta, perché quello che vuole fare la... in questo caso la maggioranza, ma quello che vogliamo fare tutti, si estrinseca sull'assegnazione del punteggio sui criteri, cioè questi criteri devono avere delle priorità e in questo caso non li abbiamo trovati, quindi anche magari ritrovarmi un domani con un'assegnazione dei punteggi, so, 60 punti per un solo criterio e tutti gli altri divisi sugli altri criteri che magari per noi erano più importanti, sinceramente mi lascia perplessa, cioè non mi permette di esprimere attualmente un parere positivo. Ultime due annotazioni. La prima è di carattere più generale. Io trovo fondamentale, e questo lo dissi anche nella scorsa consigliatura, nel momento in cui noi facciamo un regolamento di questo genere, avere nella commissione un rapporto con i dirigenti scolastici, perché numerosissimi problemi che nascono dai bandi nascono per il fatto che non ci sono sufficienti ore all'interno delle scuole, cioè noi abbiamo tante associazioni, magari poche scuole o comunque poche scuole, poche ore che vengono consegnate nelle scuole, e quindi abbiamo una lista magari su delle scuole centrali di 10 associazioni e non riusciamo ad accontentare tutte le associazioni. Diverso sarebbe il caso se ogni scuola concedesse, ogni istituto concedesse la sua palestra per un tot di ore, insomma, più ampio, tale da permetterci di coprire, non dico tutte le ore che ci vengono richieste dalle associazioni, ma la maggior parte. E allora per fare questo dovremmo coinvolgere più approfonditamente o farli sentire comunque più partecipi, soprattutto i dirigenti scolastici, perché sono i dirigenti scolastici che decidono se darci o non darci le palestre, perché se noi un domani ci ritroviamo con due palestre solamente, ha voglia a fa bandi, regolamenti e quello che ci pare, ma non ci abbiamo le palestre. Quindi è essenziale forse fare un passaggio ulteriore e magari precedente proprio con i dirigenti scolastici. Infine, e concludo, io mi sento di chiedere alla maggioranza di sospendere la votazione, o meglio sospendere, di non votare su questa proposta, per il semplice fatto che se oggi il Comune di Roma si riunisce di nuovo e modificano nuovamente la proposta, questa nostra votazione che valore ha? Nessuno, perché è una, diciamo, è un atto che in realtà domani mattina non esiste più, perché è stato modificato in una commissione. Allora vorrei capire, se noi oggi votiamo, che valore ha se oggi c'è una commissione capitolina e magari modificano il regolamento? Cioè, avrebbe avuto più senso attendere, e so che questo non dipende da noi, perché se noi abbiamo una scadenza e oggi lunedì 8 stiamo facendo un consiglio, è evidente che il problema non è nostro ma ci viene dal comune, ma è un problema che noi ci dobbiamo porre, perché oggi noi voteremo una cosa che domani sarà in parte superata e probabilmente ce la dovranno anche rimandare, perché noi avremo espresso parere su un documento che non è più quello in essere. Quindi io chiedo una valutazione, non so se sono riusciti ad ascoltare, se hanno capito il nostro punto di vista, che è comune, perché poi sul territorio, Presidente, ci siamo tutti e quindi tutti abbiamo interesse che le cose funzionino. Non so se vogliamo un attimo ragionare su come procedere, perché noi oggi esprimiamo, ma io esprimo cosa? Mi astengo, perché non posso dire, vabbè, le nostre osservazioni domani mattina probabilmente già non vanno più bene, quindi mi sembra abbastanza, sono sincera, abbastanza inutile. Ovvio che quando abbiamo convocato questa cosa non la sapevamo e quindi oggi ci troviamo a far fronte ad un'emergenza, nel senso che magari ci rimanderanno un altro regolamento. La proposta che chiedo è una valutazione, non so se è possibile, se poi è possibile, gli uffici non esprime parere
per o sospendere la votazione in attesa del documento definitivo dell'Assemblea Capitolina. Tutto qui, grazie. Allora, un dettaglio solo tecnico, stavo parlando anche con l'ufficio consiglio, al momento non c'è un altro atto, quindi noi siamo in ogni caso tenuti a rispondere a questo e fare le osservazioni a questo che è quello esistente. Se ci sarà un altro atto si faranno le dovute osservazioni all'atto che verrà. Allora, questo lo voglio dire per, proprio dal punto di vista formale e normativo. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ah, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, in merito agli interventi che mi hanno preceduto, mi riferisco a quelli delle opposizioni, volevo chiarire che i nuovi emendamenti sono solo delle precisazioni e non cambiano il senso delle osservazioni che sono state votate in Commissione. Si è messa in discussione, c'è stata una cosa poco carina, si è messa in discussione la correttezza del Presidente della Commissione Scuola. Direi che è assolutamente fuori luogo perché insomma, il Presidente della Commissione Scuola Giannone è una persona talmente corretta al punto che addirittura ha inviato una mail preventiva comunicando che il nostro gruppo politico avrebbe presentato poi in effetti degli emendamenti in seduta di consiglio. Credo che non sia mai stata fatta precedentemente una cosa del genere, avvisare le opposizioni che la maggioranza ha intenzione di presentare degli emendamenti. Più correttezza di così, cioè sinceramente trovo difficoltà a trovare degli esempi nelle opposizioni che in passato erano maggioranza con delle similitudini. Tra l'altro nella commissione del 21 dicembre il Presidente Giannone aveva già preannunciato la nostra intenzione di presentare degli emendamenti e nella mail cui si fa riferimento viene specificato che si tratta di emendamenti per migliorare la leggibilità delle osservazioni già votate nella seduta di commissione del 20 dicembre. Quindi si parla di precisazioni, correzioni di refusi, eccetera. Il modello di lavoro lo si capisce se in commissione si partecipa fino in fondo, se si va via subito è un po' difficile riuscire a comprendere tutto. Relativamente alla convenzione, la convenzione non può essere allegata perché il codice degli appalti prevede una convenzione per ogni struttura, quindi la convenzione sarà all'interno dell'avviso pubblico. Relativamente agli incontri, alla carenza di incontri da parte della Commissione Capitolina, se si fosse letta con attenzione il documento, questa proposta di delibera che noi stiamo andando a votare, addirittura all'interno delle premesse del documento c'è scritto: la Commissione Capitolina Permanente Decima, Personale, Statuto e Sport si è attivata per elaborare un nuovo regolamento con riunioni, tavoli di lavoro tematici, sedute pubbliche ed in particolare. In data 7 settembre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto problematiche relative all'affidamento in gestione delle palestre scolastiche per l'attività sportiva dei centri sportivi di municipio. In data 30 settembre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto verso il nuovo regolamento per i centri sportivi municipali, criteri di valutazione delle offerte. In data 21 marzo 2017 è stata convocata una seduta con oggetto linee guida per i bandi tipo da adottare per affidamento palestre scolastiche in vista della prossima stagione sportiva. E per finire, in data 20 giugno 2017 è stata convocata una seduta con oggetto valutazione tecnica circa la fattibilità della destinazione dei canoni di concessione ad un fondo vincolato. Chiedo scusa, c'era ancora un'altra. In data 27 settembre 2017 è stata convocata una riunione con oggetto costituzione gruppo di lavoro nuovo regolamento centri sportivi municipali. Questo per dire che le occasioni di confronto non sono mai mancate. E quando oggi ci si richiede di sospendere addirittura la seduta di consiglio per discutere alcuni punti eccetera, non capisco perché
non si partecipa più attivamente alle commissioni e in quelle occasioni non si presentano delle osservazioni che da parte delle opposizioni possono essere ritenute valide. È la commissione la seduta corretta, il luogo corretto entro il quale, durante il quale va, il momento durante il quale vanno discusse certe cose. Relativamente, perché poi si è uscito anche dal tema della discussione di oggi, relativamente ai prodotti lattiero-caseari, no? Questo così per svilire quella che è l'attività di questa, cioè quello che è l'obiettivo di questa proposta di delibera, si è preso addirittura un altro esempio, è quello dei prodotti lattiero-caseari, come se fossero delle cose da nulla. In realtà le commissioni fatte sui prodotti lattiero-caseari hanno portato dei nostri controlli in commissione che hanno sollecitato delle verifiche da parte del municipio, il quale, evidenziando delle carenze nei pesi di importi economicamente rilevanti, ha dato seguito a penali. Quindi anche questo lavoro è stato utile, non è così da considerare di scarsa validità. Quindi chiederei una maggiore attenzione quando si fanno le dichiarazioni, perché ciascuno è responsabile di quello che dichiara all'interno di questo Consiglio, e pregherei gentilmente di attenersi al tema della proposta di deliberazione in discussione. Grazie Presidente, ho finito. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io vorrei ricordare un po' l'iter. Votazione degli emendamenti uno per uno, poi al termine della discussione, dopo gli emendamenti, è possibile l'intervento finale del relatore, che ha 10 minuti. Questo d'articolo del regolamento, se non sbaglio il 70. Allora, se non ci sono altri interventi, io procederei alla votazione degli emendamenti nell'ordine simitico. Se non ci sono altri interventi, vorrei chiudere, grazie. Lei non può dopo gli emendamenti. Scusa, sì. Allora, votiamo gli emendamenti uno per uno. Ricordo che sono già stati discussi, presentati, discussi negli interventi, quindi adesso dobbiamo solo procedere alle dichiarazioni di voto per ogni emendamento e alla votazione. Allora, il primo è l'emendamento soppressivo numero 1. Vi ridico di che si tratta, comunque avete le copie. È quella di eliminare al quinto punto dell'articolo 9 delle osservazioni, dopo le parole ogni associazione, la parola non. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento numero 1, soppressivo alle osservazioni contenute in delibera, è approvato con 14 voti favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti. Emendamento modificativo numero 1, si propone di sostituire al punto 11 delle osservazioni le parole anno scolastico con attività scolastica. Dichiarazioni di voto? No? Ah sì, le parole anno scolastico alle parole attività scolastica. Grazie per la precisazione. Dichiarazioni di voto non ce ne sono, passerei, mi sembra di capire, alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stessa votazione di prima. Quindi è inutile, è approvato con 14 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Emendamento modificativo numero 2, beh, questo è un po' più lungo, non lo rileggo tutto, ben ricordate, è sostituire tutto il corpo dell'articolo 18 delle osservazioni. Avete le copie, è stato discusso, commentato, quindi dichiarazioni di voto? Sì, allora, ha alzato la mano prima il consigliere Ciancio. Lascio quindi la parola prima a lui. Grazie Presidente, giusto per dire che non sono poco corposi, anche quando sono poche parole, ma questo è sostanziale. Io vi vorrei far vedere la lista del lavoro di emendamenti e subemendamenti che
abbiamo cercato in commissione di avvallare. Questa è una delle cose su cui si dovrebbe lavorare molto, ma non mi sembra che ci siano le garanzie in Campidoglio per accettare un sostitutivo, questo è un emendamento così importante che non ha trovato già spazio nella delibera originaria. Per questo motivo noi riteniamo che ci deve essere una certezza da parte del Campidoglio che possa recepire emendamenti corposi che vanno nella direzione di quello che è stato la direttiva dell'osservazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, quindi del MIUR. Questa è un'intesa che deve essere assolutamente recepita, ma allo stato dell'arte non mi sembra che possa essere valutato positivamente in questi termini. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ah, Giuliano, è vero, stavo dimenticando. Sì, questo emendamento modificativo, insomma, al di là che uno può sembrare che vota in automatismo, invece, come si dice, uno interpreta quello che vota, insomma. Questo qui è un emendamento che ha la sua validità, ha la sua funzione, ha il suo peso, perché come appunto osservatorio il ruolo che ha è quello di ricerca, formazione, aggiornamento, monitoraggio per raggiungimento dell'effettivo coordinamento quindi delle attività sportive. Ma quello che continua c'è scritto, nonché il supervisionare, caro Presidente di Commissione, il coordinamento tra le attività comprese nei PTOF e le attività extrascolastiche. Questa è una cosa che secondo me è tra le più fondamentali che deve fare questo osservatorio. Poi viene comunque inserito nel meccanismo che ci sarà un osservatorio capitolino e quindi presumo che i vari municipi si dovranno dotare di questo osservatorio eccetera e quindi di fare un lavoro complessivo. Al di là delle nostre perplessità che prima io ho, come si dice, enunciato non nel merito ma nel metodo finale che attuerà Roma Capitale, questo mi sembra un emendamento comunque preciso, puntuale, sperando che chi di dovere recepisca, no, e lo tenga in considerazione e lo metta, no, precisamente nel regolamento definitivo. Quindi per quanto mi riguarda questo emendamento ha validità positiva. Sì, consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Quindi vota, il voto è? Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questo emendamento perché specifica meglio, descrive meglio il senso dell'osservatorio che abbiamo diciamo descritto in sede di ultima commissione quando abbiamo discusso delle osservazioni, appunto. Tant'è che all'articolo 18 avevamo inserito questo osservatorio prendendo la descrizione tal quale come veniva e ahimè in modo parziale perché veniva lasciato fuori l'osservatorio quello scolastico, quello presente nel protocollo d'intesa del MIUR, che tra parentesi è un atto che io diciamo, mi ero scaricato, insomma, che comunque diciamo, avevamo insomma, visto descritto in commissione. Quindi adesso non capisco la difficoltà ad accettare un emendamento che effettivamente è più lungo in termini di righe perché ne aggiunge tot, però adesso se vogliamo pesare il merito di un emendamento diciamo sul numero di righe mi sembra un po' semplicistico come metodo. Io mi sarei aspettato, anche avendoli mandati qualche giorno prima, un giorno prima, insomma, mi avrei mandati domenica mattina, insomma,
Ma giusto perché li ho riscritti e mi sembrava insomma anche abbastanza così semplice come concetto. L'ho mandato prima affinché si potesse leggere, sì, invece di essere una ventina saranno una trentina, non so quante di righe, ma sostanzialmente si parla di osservatorio sportivo scolastico, rimane osservatorio sportivo scolastico, fanno parte gli stessi membri, fanno parte le funzioni sono le stesse, è semplicemente per una mia così forma di precisione, minuziosità, ho preferito magari fare un emendamento proprio per dare la possibilità di allegare ad una delibera di consiglio un testo che fosse più preciso possibile affinché si potesse comprendere realmente il valore che ha questo osservatorio e che è proprio quello di poter scongiurare quella situazione di cui si parlava, qualche consigliere mi ha parlato prima in discussione, cioè che le scuole possano tenere per sé cautelativamente delle fasce orarie, così solo perché in qualche modo hanno timori o per motivi diciamo cautelativi. Allora l'osservatorio ha il ruolo di sovrintendere a questo, alla programmazione, a fare da coordinamento, visto che all'interno vi è un rappresentante dell'USR. Più volte abbiamo detto che noi, consiglio, amministrazione, ente locale, non abbiamo alcun potere rispetto al Ministero dell'Istruzione, rispetto all'USR. Questo è esattamente lo strumento che ci serve per darci quelle garanzie che ci servono. Quindi per questo motivo noi voteremo favorevolmente. Siamo arrivati al voto. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Sì. Sì, 17 voti favorevoli, 2 contrari, quindi viene approvato anche questo emendamento all'osservazione. Emendamento aggiuntivo numero 1, si propone di aggiungere al punto dell'articolo 12 delle osservazioni, in fondo al testo, le parole per almeno 3 mesi continuativi. Dichiarazioni di voto? No? Voto favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Siamo all'ultimo emendamento aggiuntivo. Il numero 2 aggiuntivo si propone di aggiungere al secondo punto dell'articolo 16 delle osservazioni, dopo il testo aggiungere al primo comma le parole in fondo al testo. Dichiarazioni di voto? No? Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, quindi vediamo conferma, 14 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, viene approvato anche l'emendamento, l'ultimo emendamento. Adesso finiamo la discussione con l'intervento del relatore sulla discussione generale e passiamo poi alla dichiarazione di voto sulla delibera emendata. Consigliere Giannone. Sì, grazie. Allora, io volevo, diciamo, non ritorno su alcuni temi toccati nella discussione precedente a cui è stata data una risposta dal consigliere Principato prima. È indubbio però ricordare che il regolamento 263 aveva delle falle e questo in termini di, per esempio, efficacia del regolamento stesso. Noi stessi come municipi abbiamo, come anticipavo in presentazione di atto, abbiamo avuto difficoltà a assegnare tutte le fasce orarie proprio perché vi erano alcune fasce
non gradite, non utili, non ritenute, diciamo, utili da, da nessuna associazione. Comunque sia, anche il meccanismo con cui venivano fatti i bandi probabilmente non permetteva un'efficacia del, del regolamento. Questo che significa? Che è stato fatto un primo bando, è stato fatto un secondo bando che ha, ha prodotto delle concessioni, a fronte del quale sono, si sono, alcune fasce sono state date, altre sono rimaste inutilizzate. Ecco, che in questo caso sostanzialmente questo regolamento dovrebbe evitare questa situazione, introducendo per esempio il concetto di scarsa rilevanza economica. Scarsa rilevanza economica vuol dire che se l'amministrazione si rende conto che nella pluralità dei soggetti, voi per la vetustà dell'edificio, voi per situazioni territoriali poco favorevoli, voi per altre situazioni di concorrenza, non lo so, o di domanda, scarsa domanda per un certo tipo di disciplina, quella fascia oraria in quella determinata palestra non è utilizzata, allora può essere l'amministrazione che propone con un affidamento di un servizio, quindi propone un altro tipo di contratto, non dà una concessione, ma un affidamento di servizio con altre regole, nel senso si va poi a, diciamo, a garantire che lì dove non c'è una, un valore economico della, della fascia oraria per una certa disciplina, è l'amministrazione che offre una certa quantità di, quindi di denaro per poter sostenere e portare in quel territorio attività sportiva. Quindi in realtà questo regolamento tutela lo sport, tutela il territorio, tutela la possibilità, la promozione dello sport, lì dove per esempio nessun operatore economico, associazione o altri lo ritengano vantaggioso. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ok, le relazioni con la scuola, si è parlato di relazioni con la scuola, ma ho spiegato prima che la presenza dell'osservatorio sicuramente, ma anche il, la presenza all'interno del regolamento di una scadenza fissata per il 1° dicembre, no? Oltre la quale le scuole devono, non oltre la quale le scuole devono consegnare alle, al municipio, all'ufficio sport, le, il PTOF. Cosa significa? Significa che se la scuola ha deciso di fare sport e lo ha scritto e lo può fare se lo ha scritto nel PTOF, il PTOF deve essere reso noto al municipio. Se ciò non avviene, in molti casi per esempio le scuole non, non aggiornano il PTOF, non lo mandano eccetera, l'amministrazione d'imperio le prende. Quindi è una data certa, dal, entro il 1° dicembre scuola devi decidere l'attività sportiva la fai o non la fai. Se la fai, benissimo, siamo molto contenti che le scuole utilizzino le fasce delle, di palestre all'interno della scuola per fare attività con, all'interno delle scuole. Va benissimo, è territorio anche quello, ripeto, il regolamento deve tutelare lo sport e non, mi perdonino tutti, ma non le associazioni sportive. E quello che forse è un po' sviato è che si è sempre un po' portati a riflettere che il regolamento è per le associazioni. Il regolamento regola la concessione di spazi, di palestre, ok? Dopodiché noi facilitiamo chiaramente la partecipazione delle associazioni, valorizziamo le esperienze, la professionalità, perché nei criteri c'è scritto, uno dei criteri è che è vero che non c'è più, è stata tolta l'esperienza dell'associazione, ma se un'associazione si costituisce oggi e al suo interno diciamo, include, ingloba professionisti di spessore e di professionalità acclarata, oltre che di esperienza, no? Oltre i 5 anni, acquisisce un criterio o acquisisce un punteggio maggiore, prioritario. Quindi non è vero che abbiamo tolto l'esperienza, okay? Abbiamo semplicemente tolto l'esperienza dalle associazioni. E quante volte è capitato che un'associazione è rimasta lì vuota, non fa nulla?
però è sta lì dal 1970 e rotti. Allora questa è l'esperienza che noi vogliamo dare sul territorio. Noi vogliamo che l'esperienza ce l'abbiano i professionisti, le persone, che siano valorizzate le persone. Ecco perché abbiamo spostato l'esperienza all'interno dei criteri, ma per le persone. Come anche vogliamo agevolare quelle associazioni che, rendendosi conto della situazione in cui verte la società, il mondo lavorativo, accolgono al loro interno giovani istruttori di educazione fisica, giovani professionisti che non hanno un'esperienza. Allora che facciamo? Li mandiamo via? Non avranno mai possibilità di fare qualcosa? Beh, se cominciano a fare praticantato, diciamo così, se vengono assunti all'interno di associazioni, l'associazione può averne un vantaggio. Ecco, questi sono gli elementi, secondo me, di valore che porta questo regolamento. A parte tutto, è certamente diverso da quello precedente. Certo, è diverso, ma è chiaro, avevamo tutti evidenziato delle falle. Quindi sulla sussidiarietà ho parlato, nel senso che la sussidiarietà sta lì dove in qualche modo l'amministrazione pubblica si affianca all'associazione, alla società, lì dove l'associazione non trova un vantaggio economico. E poi sinceramente lacunoso, non lo so... Il discorso sulla lacunosità del regolamento mi sembra veramente abbastanza lineare. E sul fatto di non esserci disciplinari, ebbene, ne abbiamo parlato prima, e per i lavori interni, no? Cioè, manca il criterio che valorizzi chi fa dei lavori in più. Cioè, come dire, io mi impegno a fare dei lavori, quindi acquisisco un diritto, ma siamo sicuri? Allora, se abbiamo delle strutture per i quali prevediamo, e badate bene che nel regolamento c'è scritto che sono previsti, se è previsto che nell'avviso pubblico vi sia specificato la necessità di fare dei piccoli lavori di natura accessoria, interventi di natura accessoria, del valore inferiore al 2%, cioè su un valore di una palestra di 200.000 euro, 4.000 euro massimo, cioè 4.000 euro, non so, aggiusti... che ne so, i condizionatori, piccoli lavoretti, le porte, qualcosa, o magari rifai un pezzettino di un'imbiancatura dei locali, eccetera. Ma lo devi dire prima, non è che partiamo e poi chi ha più soldi rilancia. Cos'è un poker? Cos'è? Cosa stiamo facendo? Stiamo giocando a carte? No, è bene che sia chiaro a tutti che su quella palestra l'amministrazione dice che ci sono previsti anche dei lavori. Chi se la sente può fare uno sforzo, può partecipare, ma non è detto. Quindi, anche su questo tema, secondo me è meglio che vi sia scritto prima nel bando e non che ci sia una forma di rilancio a posteriori. Riguardo la preoccupazione sull'applicazione dei criteri, beh, io lo trovo veramente, lo so, un po' bizzarra come cosa, perché, signori, noi diamo un'indicazione politica. L'ufficio tecnico, l'ufficio, scusate, sport, è l'ufficio che tecnicamente sa come fare per dare seguito ad una delibera, nella quale non esiste solamente i criteri, ma esiste articolo 1, finalità, in cui si dice quali sono le finalità. Noi magari leggiamo sempre così, ma... tu devi portare a termine delle finalità utilizzando i criteri, non è che puoi utilizzare i criteri per altre finalità. Le finalità sono queste, no? Perché si metterebbero... Tempo scaduto. Ecco, secondo me tutte queste considerazioni dovrebbero aprire un attimo così la visione su quello che è questo nuovo regolamento. Assolutamente un regolamento innovativo, differente da quello precedente, che ha molti, molti elementi di positività. Grazie. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Ciancio. Grazie Presidente, sempre con piacere ascolto il Presidente della Commissione, però devo, con poche righe vorrei dire tutte queste belle parole
questi buoni propositi per eliminare delle falle di un regolamento vigente, mi sembra che non è che questo è il regolamento di partenza, il regolamento era un altro arrivato, adesso si tenta di modificare. Comunque, in semplicità, con poche parole, vorrei motivare semplicemente perché no, perché vuole far apparire che questo è un servizio, e invece no. Cioè il comune compra il servizio dall'attività sportiva, cioè dall'associazione. Il cittadino pagherà al comune, il comune pagherà all'associazione sportiva a fine anno. La morte totale dello sport. Il movimento, oltre ad essere questo diciamo modello inapplicabile per i motivi di struttura comunale, lo vedrete perché tutti i nodi verranno al pettine, tutti i nodi poi vengono al pezzo, ci siamo ritrovati ad approvare regolamenti in quest'Aula che io mi auguro che da qui a qualche mese poi diventano esecutivi, sono pretestuosi, valutati in questi termini, sono pretestuosi perché la delibera vigente poteva essere tamponata nella falla. La prima regola numero uno, se c'è una falla che perde, tamponiamo quella, non è che mi costruisco un altro acquedotto perché perde l'acqua. Caro Presidente, a cui io veramente ho piacere di ascoltarla perché sia in commissione non mi perdo nulla ed erano molti gli emendamenti elaborati su cui potevamo lavorare per questo regolamento. Ne dico solamente uno. Nella passata consigliatura io ho fatto la guerra su questo aspetto per tamponare queste falle. La commissione del municipio veniva invitata ogni 15 giorni, nel testimone l'opposizione e i consiglieri, era convocata in Campidoglio per elaborare insieme il regolamento. Si era arrivati quasi alla fine per approvare un regolamento condiviso con i municipi e le commissioni di tutte le forze politiche. Qui ci stiamo avventurando in un cambio continuo di regolamenti, non ultimo quello che non ci ha permesso fino ad oggi di esprimere voti in aula per la parità di genere, lo dovete ricordare sempre questo aspetto, non è stato toccato in Campidoglio quel regolamento ancora, stiamo aspettando, eppure cambiamo i regolamenti, non sono per i cambiamenti di regolamenti, sono se c'è una falla tappiamola, se c'è un buco, se perde l'acqua bisogna tapparlo subito e bisogna... Se c'è qualcuno che commette delle inadempienze, è lì che bisogna intervenire. Voi siete tutti d'accordo su questo, io lo so bene. Però poi manca la strada maestra. Allora c'è qualcuno che fa il pretestuoso. Non è il mio presidente della mia commissione, non è il consigliere del mio municipio, ma sarà qualcun altro, ragazzi. Svegliamoci. Grazie. Proprio per questo motivo noi a questo modello di regolamento ci siamo dati regola di non votarlo, per quanto potevamo, come negli altri atti precedenti, sottrarci dal voto perché praticamente un altro regolamento è stato disatteso. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie. Allora, il Presidente della Commissione ha fatto il suo intervento riepilogativo e lo ringrazio perché nel farlo ha rimesso in evidenza quelle cose che a noi hanno dato insomma la sensazione di poter comunque intervenire e modificare. Allora però con tutta la buona volontà, perché mentre lui comunque parlava io annuivo su certi ragionamenti, ovviamente sono quelli, non è che si può inventare qualcos'altro, però anche il fatto quando si dice, e da qui nasce l'astensione, no? Cioè la differenziazione di astenerci nonostante la positività, quando nasce il discorso di dire appunto di la verifica degli impianti, abbiamo fatto 2-3 bandi perché qualcuno poi non veniva, alcune palestre non venivano assegnate, per cui serviva rimettere un'altra volta in bando eccetera, perché sono quelle che erano meno appetibili per tanti motivi. Quindi quando lui dice per posizionamento, per struttura danneggiata, è ovvio, certo, ha detto una cosa giusta, e quindi meno
un tasso più basso di gradimento. Però tutto questo tu lo fai dopo. Cioè, qual è la perplessità? Che questa verifica la fai dopo. Cioè, la devi fare prima per poter permettere di dire quali sono gli impianti, eccetera. Ma per capire pure quando si può intervenire con degli interventi economici che vanno descritti prima, giusto? Se no poi si crea quella confusione che quando noi abbiamo fatto nello scorso bando, che abbiamo messo 1.000, 2.000, 3.000 euro per cercare di dare quell'aiuto, no? Indiretto alle strutture, alle palestre, pure alla verniciata, il canestro, i palloni, insomma i bagni, cioè qualunque cosa, no? Togliere le barriere architettoniche, eccetera. Abbiamo forzato un po' la mano perché era l'unico modo per poter dire a qualcuno e qualcosa di poter darci, no? Come istituzione. Invece, se si fa l'analisi, e io su questo sono un po' scettico, se abbiamo il personale, capito? Gli uffici hanno questa possibilità di poter fare questo tipo di lavoro, perché nella scheda che si fa, che si dovrebbe fare, emergerebbe le criticità di ognuno e quindi mettendolo nel bando tu già sai che se partecipi per quella palestra sai che ti trovi questo tipo di lavoro eventualmente da fare con un punteggio relativo che avrai, certo. Però poi tu ovviamente condizioni anche questo meccanismo, il 2% c'è sta nel regolamento, ma se uno avesse la volontà, diciamo, di fare di più, come ci regoleremmo noi? Cioè, se uno supera il 2%, a parte bisogna capire quanto vale la palestra, perché, no? Il quantitativo economico della palestra non lo sappiamo, quindi la buona volontà c'è, ma non sappiamo quanto vale la palestra. Se vale 400.000 euro, sono 8.000 euro. Se ne vale 200, il 2% sono 4.000, certo, ma non lo sappiamo, quindi sempre dopo andiamo a verificare questo. E da qui, chiudendo, rimane anche... E non sappiamo se uno appunto volesse fare un intervento di 20-30.000 euro quanto tempo può avere in più se gli si allunga il contratto, perché supererebbe il famoso 2%. Insomma, questo è per rispondere al discorso che ha fatto il Presidente. E la sussidiarietà, sì, c'è, io ho detto che non è che non c'è, ho detto che rilevanza economica e non economica mette un po' a contrasto, a confronto queste due realtà, l'economicità e la sussidiarietà, che non è proprio chiaro, cioè è compreso, ma su quale strada vogliamo andare più adagiatamente? Ecco, da qui la nostra astensione. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Ah, consigliere Giannone. Sì, chiedo scusa. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente l'espressione. No, voterà favorevolmente alla delibera di espressione parere, oltre per i motivi già segnalati dai nostri consiglieri per gli interventi precedenti, anche perché siccome siamo convinti che questo regolamento introduce elementi di trasparenza che ci possano, diciamo, garantire una possibilità di poter gestire meglio le nostre palestre. Ora, il fatto di mettere delle toppe, non lo so, il regolamento è del 2003, sono passati 14 anni, non è che sono passati due o tre, per cui avresti avuto tanto tempo per poter, avrebbero mettere le toppe. Ma silenzio, no, andiamo avanti per favore. Dico come fatto oggettivo. Consigliere Giuliano, andiamo avanti. Avrebbero chi c'era prima di noi, diciamo così, chi c'era prima di noi avrebbe avuto il tempo sufficiente per poter fare questo processo, avviare questo processo. Ok? Tant'è però che ora ci troviamo che il regolamento attualmente vigente è ancora quello. Per quanto riguarda il discorso dei lavori, manutenzione eccetera, come osservazione infatti abbiamo inserito, concorde la commissione, i presenti alla commissione del 20 di dicembre, che più che
inserire all'articolo 4 una classificazione il cui scopo era quello di dire in base alle dimensioni che attività ci posso fare. Beh, inseriamo invece una vera e propria scheda, quindi una ricognizione. Io leggo l'osservazione, si suggerisce di eliminare la classificazione in categorie e di introdurre una ricognizione con cadenza almeno triennale per il censimento degli edifici, del loro stato di consistenza e di funzionamento, delle discipline sportive in esso praticate, in quali fasce orarie, da quali società, associazioni, con particolare attenzione alle discipline, eccetera, eccetera, per quali discipline sportive si è abilitato. Cioè, voglio dire, una ricognizione dell'impianto, in modo che possa essere inserito, no, ad allegato all'avviso, in modo che tutti possano conoscere lo stato in cui verte, lo stato di fatto, ogni 3 anni. Quindi voglio dire, poi per quanto riguarda la possibilità di fare questa ricognizione e la valutazione, esistono delle leggi, l'ufficio tecnico sa benissimo che esiste, adesso non me ne voglia il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, ma il decreto legislativo 381 forse, che descrive il codice dei lavori pubblici, qualcosa del genere. Comunque esiste tutto un codice dei lavori pubblici che dice come fare una valutazione di un immobile. Ora, se dobbiamo fare un... Non interrompete, no, per favore, perché altrimenti questi 3 minuti glieli devo allungare sempre. Di fare una stima, una valutazione dell'edificio. Adesso mi perdonino per la imprecisione eventualmente, ma il concetto era questo. Noi abbiamo degli uffici tecnici che sono assolutamente competenti in merito, quindi si tratterà di trovare gli spazi e i momenti giusti per farlo, avviare questo processo. Non possiamo certo fare un regolamento monco perché siamo nella difficoltà di trovare magari il personale. Questo non lo accetto. Piuttosto dobbiamo spingerci e efficientare il processo, la macchina amministrativa, risparmiare dei soldi per poter reinvestirli nella società stessa, nella qualità del servizio espresso. Non possiamo affidare le palestre nello stato in cui si trovano, poi arrangiati, entra tu, fai quello che vuoi. Tempo scaduto. Ecco, questa è la motivazione per cui questo regolamento ci sembra che sia invece, contrariamente a quanto ho sentito da qualcuno in quest'aula, un buon regolamento. Per tale motivo voteremo favorevolmente. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Quindi l'espressione di parere modificata con gli emendamenti approvati oggi ha visto voti 14 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, viene quindi approvata. Passiamo al punto successivo, siamo al punto numero 3. Alla proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, approvazione del nuovo regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, protocollo numero RC 34353 del 2017. A chi lascio la parola? Giannone. Sì, grazie Presidente. Allora, questa proposta è stata discussa e analizzata insieme sempre alle associazioni sportive, sia quelle concessionarie di impianti e di società che quelle iscritte all'albo delle associazioni sportive del nostro territorio, in 2 commissioni, sia quella del 13 che poi quella di giovedì 21 dicembre. Possiamo fare un po' di silenzio? Chiedo scusa. Questa proposta è stata, anche qui ha seguito un iter partecipativo a livello comunale con circa 3, 4, 5 commissioni, mi pare, e in data 28 luglio 2017, no, chiedo scusa, in data 2 novembre 2017, il direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha consegnato all'assessore allo sport e politiche giovanili ed al presidente della commissione decima il testo revisionato, quindi un testo revisionato dal
capo dipartimento sport politiche giovanili. E io ho ricevuto questi giorni il parere positivo anche del dipartimento con alcune osservazioni. La proposta sostituisce il vigente regolamento approvato con delibere del Consiglio Comunale, la numero 170 del 2002. Un nuovo regolamento quindi si è reso necessario sia per l'adeguamento alla normativa vigente, tra cui il nuovo codice degli appalti anche in questo caso, sia per risolvere alcune anomalie alle concessioni che con il precedente regolamento, quello ancora in vigore, si potevano verificare e si sono verificate. Stiamo parlando quindi della durata delle concessioni che grazie al precedente modello di computo basato sullo scambio lavori di manutenzione durata della concessione permetteva il verificarsi, o meglio dovrei dire permette il verificarsi di situazioni di durata, di concessioni di durata praticamente infinita, considerato che ogni impianto ha comunque necessità di fare manutenzione, no? Ordinaria, comunque anche straordinaria. Quindi per allungare la concessione e così via nel tempo, o comunque ne permetteva un prolungamento eccessivo. E anche nel nostro municipio ciò accade. Abbiamo l'impianto di Via Gregoraci, concesso inizialmente per 6 anni, è stato dato in concessione alla medesima associazione per ulteriori 9 anni, fino al 2024, quindi dal 2009 al 2024, a seguito dei lavori di potenziamento e miglioria apportate all'impianto. Totale concessione 15 anni, si partiva da una base di 6. Impianto di Via Messina, concesso inizialmente per 6 anni, dal 2003, è stato concesso per altri 12, quindi fino al 2021, totale 18 anni, sempre con lo stesso motivazione, per carità, secondo regolamento. L'impianto di Via Pellegrini, consegnato con la firma del disciplinare nel 2005 per 7 anni, con decorrenza 1/1/2004, fino al 2010, concessione poi rideterminata nel 2009 fino al 31/12/2016, a seguito quindi di lavori di miglioria effettuati dalla polisportiva, totale a qui 13 anni, quindi in realtà non sono stati 6 per nessuno dei 3 impianti municipali del nostro, e gli altri impianti presenti nel nostro territorio hanno tutte concessioni, quasi tutte concessioni dal 2005. Un altro elemento innovativo è le nuove regole e, i criteri di selezione degli affidatari. Il nuovo regolamento si prefigge di rendere più trasparenti e oggettivi i criteri di selezione degli affidatari, rendere più efficace ed economica la programmazione sportiva degli impianti, garantire continuità e certezza del servizio offerto, scongiurare i potenziali fenomeni di degrado e deterioramento degli impianti sportivi a danno del patrimonio pubblico derivante dal mancato affidamento delle strutture, prevedere un sistema di controlli effettivo ed efficace con un sistema di sanzionamento proporzionato e penali certe. I principali elementi di novità presenti nella nuova proposta possono essere sintetizzati nei seguenti. Eliminazione delle 3 differenti tipologie di canone di concessione attualmente presenti nel regolamento in vigore, che erano il canone di mercato, canone ridotto, il canone concordato, e l'unificazione del canone determinato sulla base del valore stimato della concessione e del valore dei costi di gestione. Si noti che in questo caso il costo della gestione ordinaria dell'impianto è già tenuto conto in considerazione, quindi già tenuto in conto e in considerazione per la determinazione del canone, e quindi eventuali costi di manutenzione non potranno essere portati come base per la rideterminazione della durata della concessione. Modificato questo valore, questo canone, modificato da alcuni coefficienti correttivi, che sono l'indice di vetustà dell'immobile, quindi più l'immobile è vecchio, meno canone viene calcolato, la zona territoriale dove si trova, la redditività dello stesso, parliamo di impianti come per esempio
nostro, qui abbiamo l'ippodromo, no? Capannelle per esempio. Redditività, eventuale previsione nel bando di ulteriori scopi sociali, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Queste sono tutte presenti, le trovate, dicevo, in allegato B del regolamento. La durata minima della concessione è sempre di 6 anni, ma può essere incrementata già in fase di bando, quindi non a scatola chiusa, ma prima, durante la determinazione e la scrittura del bando, anche in funzione degli eventuali lavori o servizi richiesti al concessionario, ed è commisurata al valore della concessione nonché alla complessità organizzativa del servizio. Un grosso impianto ha bisogno di più tempo per poter rientrare nelle spese, magari di avvio, no? Può essere vista come un'attività anche economica, imprenditoriale. Inoltre, se nel avviso pubblico sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro di natura accessoria rispetto alla gestione del servizio e comunque inferiore al 50% del valore della concessione, previsti nella durata della concessione, sarà rideterminata. La durata della concessione sarà rideterminata sulla base di un equilibrio economico e finanziario come previsto dal codice degli appalti. Quindi, ad ogni modo, se nell'avviso vengono inseriti dei lavori, si dà la possibilità già in fase di bando, quindi in modo trasparente, chiaro, come la luce del sole, a tutti i partecipanti di conoscere questa condizione e sarà anche possibile eventualmente che che la durata dell'impianto possa essere superiore ai 6 anni, ma questo in fase di bando. Viene regolamentato l'utilizzo degli impianti sportivi per attività ricreative e socioculturali aperte al pubblico, sia gratuite che a pagamento, in modo che vi sia un beneficio per la collettività intera. Rimane la possibilità per l'amministrazione comunque di utilizzare l'impianto per organizzare i propri eventi, così come era nel vecchio regolamento. Non è che buttiamo via tutto, no? Lasciamo elementi di validità, ci mancherebbe. Riguardo ai criteri di selezione degli affidatari, vorrei elencarne alcuni per dare evidenza di quali siano stati previsti: la qualità tecnica del progetto gestionale, qualità della programmazione didattica sportiva, valorizzazione dell'attività agonistica. Ci è stato detto spesso che gli impianti non si può fare attività agonistica, non è economico, però se un'associazione, una società vuole fare attività agonistica ha dei punteggi aggiuntivi. Valorizzazione, quindi dicevo, attività agonistica, i servizi offerti, quindi oltre a quelli sportivi la globalità, totalità dei servizi offerti, l'impiego di personale con esperienza, ritorniamo con l'esperienza legata alle persone, la clausola sociale, l'impiego di personale alla prima esperienza per dare la possibilità anche ai giovani di poter essere impiegati, analisi economica e il piano economico, l'esperienza degli istruttori stessi, miglioramento dell'offerta economica a seconda della modalità di affidamento prevista dal bando, anche qui. Tra gli obblighi, applicare il regolamento delle sponsorizzazioni adottato da Roma Capitale, non installare e rimuovere ove esistenti apparecchiature che possano favorire l'insorgenza di ludopatia, videolotteri, quindi e slot machine. Questo in estrema sintesi. Ora gli emendamenti. Tempo scaduto. Sì. Grazie. Interventi? Consigliere Giuliano? Eccoci, allora, qui ci troviamo a parlare ovviamente di un ragionamento che è più complesso, parliamo di impianti più grandi, importanti, che all'interno contengono più di una disciplina. E noi abbiamo sul nostro territorio degli esempi di impianti sportivi comunali
che ovviamente non possiamo gestire direttamente. Io sarei sempre per la possibilità di dover comunque avere a che fare con qualcosa di diretto, perché il territorio, il municipio, secondo me, potrebbe fare la differenza proprio perché ha nella sua vicinanza, no, il braccio teso per poter comunque capire, modificare, intervenire e correggere. Però ci troviamo come sempre e spesso, no sempre, spesso accade a dover comunque ragionare di cose che non dipendono direttamente da noi. Perché? Perché nei due regolamenti che stiamo trattando e discutendo, la differenza si nota, cioè c'è quelli di rilevanza municipale e quelli di rilevanza comunale. Quindi nel discorso municipale ci siamo, in quello comunale dobbiamo solo che suggerire, possiamo solo che suggerire. E ovviamente possiamo solo che suggerire anche gli aspetti che non vanno del regolamento per gli impianti comunali. Però, come diceva, non so se poi Gregoraci non è comunale, ovviamente, Gregoraci è un impianto municipale, non so se il presidente aveva detto comunale o mi sono sbagliato io, però Gregoraci l'avevo segnato, insomma è un impianto municipale che ha avuto un affidamento da bando che poi è stato prolungato in funzione di anche un credito sportivo che è stato erogato per migliorare la struttura, quindi renderla più efficace. Poi ci sono gli altri due che ha detto, Messina eccetera. Piscina Torre Spaccata, mi sembra che questo municipio abbia chiesto la responsabilità diretta, non emerso nei vari ragionamenti, spero che qualcuno della maggioranza lo possa confermare, ma essendo chiuso sembra da notizie che ci sia la volontà di farlo diventare municipale come quello di Mancini, così almeno si faranno due bandi per questi due impianti municipali, quindi gestione municipale. Quindi questa è una notizia che vorrei che, se fosse vera e che gira, di confermarlo almeno, così togliamo anche il dubbio su questo. Ci sono degli impianti comunali, non so se voi avete avuto questa sensibilità, però, perché a me preme più questo, perché poi i regolamenti è qualcosa, no, che è molto rigido, no? Non dà, il regolamento non dà emozione, non dà quella sensazione di poter dimostrare di aver capito il problema. Il regolamento è quello, è un pacchetto di cose che viene messo lì e che non rende, diciamo, merito alle sfumature che invece uno potrebbe trovare affrontando il problema. Negli impianti sportivi comunali che noi abbiamo, la sensazione, non dico in tutti anzi, ma in qualcuno, mi sembra che non siano più comunali, pubblici, mi sembra di essere diventati privati. Cioè, se qualcuno non dice, perché lo sa, che quello è un impianto sportivo comunale, dice no, quello è privato, no, è comunale. Com'è comunale? Infatti, a riprova di ciò, il precedente, che siccome conosco direttamente, responsabile assessore allo sport quando c'era Le Manno, Cochi, in funzione di questi dubbi fece mettere di fronte a tutti gli impianti sportivi comunali proprio la scritta Comune di Roma, perché almeno così uno passava e si rendeva conto se era privato o meno, perché quando uno passa per dietro lì alla parte di Cinecittà Est, quando tu vai lì al Bettini, ti sembra un impianto sportivo comunale pubblico? È una bella struttura di un privato che sembra che abbia messo lì dei soldi e l'ha fatto diventare. Faccio un esempio per dire, mi viene facile pensare che quando terminerà la concessione e di va bando chi se lo prende, quello se farà nelle guerre puniche, perché altro che rilevanza economica, lì si fa veramente, cioè si fa una fabbrica, cioè è una struttura importante che ha avuto la possibilità di adeguare anche di più. Poi per esempio ci sono altri impianti che sono sempre comunali ma che non hanno questo tipo di possibilità, no? Oppure di spazi per essere appetibili, ok? Per essere appetibili.
E io penso che sarebbe più interessante lavorare su queste sfumature, cioè far sì che oltre al regolamento noi ci facessimo carico di un modus operandi, cioè far capire che quello che esiste è a disposizione del territorio. Perché io sfido, e non sono abituati, ecco quello che dovrebbe essere anche messo, non sono abituati chi gestisce queste strutture ad avere a che fare con l'amministrazione. Non sono abituati, perché comunque non è mai stato chiesto a loro di compartecipare, di trovare, no, un qualcosa di un confronto, un collegamento, una disponibilità. Bisogna andare in punta di piedi e dire: posso utilizzare l'impianto comunale per attività territoriali con le scuole? Quando? Beh, no, questo non glielo possiamo dare. Solo lunedì mattina, dalle 8 alle 9. E che ci fai? Ma è tuo, è dell'amministrazione. Estremizzo. Per dire, per mettere in evidenza l'esempio, quindi ho estremizzato, non è che sia proprio così, ma no? Poi ci sono invece degli impianti che sono talmente disponibili che tu te lo prendi e non glieli dai più, no? Ma questo è appunto la contraddizione. Giustamente togliere i livelli di canone può sembrare una semplificazione. Poi non lo so, perché effettivamente si è abituati, pure per esempio nelle piscine comunali, perché noi abbiamo delle piscine comunali, che ci sono delle convenzioni che sono state comunque rinnovate in virtù degli interventi effettuati. Ma se non fosse stato così, io sono convinto che questi impianti sarebbero stati decadenti. Quindi io immagino che gioco forza, chi ha a suo tempo prospettato questa modalità, lo può aver fatto sia per simpatia di chi comunque poteva gestire, per un collegamento politico, quello che vi pare, ci sta anche quello, ma l'ha fatto anche per tenere le strutture in modo migliore. Quindi che io ti do la possibilità di mettere 100.000 euro per modernizzare la piscina, l'impianto, la palestra, eccetera, comunque poi ce lo troviamo. Non è che non ce lo troviamo questo vantaggio. Quindi non è proprio sbagliato il concetto di mi dai miglioria, ti do, no, l'ammortizzamento economico in tot anni. Ci sono dei punti, per esempio, che non stanno nel nostro municipio, che sono degli impianti veri e propri, no? Basta pensare su Aroma L'Aquila, c'è un punto verde qualità che ha 3 piscine, 14 campi e fa attività sportiva da livelli eccezionali e non paga la gestione all'amministrazione da 2 anni. Poi se noi però modifichiamo le regole e non le applichiamo, diventa un problema, non siamo credibili. Quindi dietro questo intervento, ma io lo dico a noi, ma non perché l'abbiamo fatto noi, sempre il centro, quindi dietro questo intervento mi auguro che ci sia una cabina di regia che vada a premiare le strutture, le associazioni che veramente si comportano in un certo modo e non quelle che hanno utilizzato lo strumento pubblico per poter comunque fare attività economica. Perché siamo buoni tutti, Cioè siamo buoni tutti a dire dammi questo impianto, pago niente, no? E faccio quello che devo fare. Ora se mi dai una saletta è difficile insomma tirare fuori, ma se mi dai una struttura come sta lì, andata a vedere sulla via a Roma L'Aquila uscita con gli Anieni, no? C'è una struttura veramente da sballo, piscina coperta e scoperta, campi tutti in terra sintetici, eccetera,
Tempo scaduto, sì. Lo devo dire, lo dico. No, grazie Presidente, non sapevo come consumare i 10 minuti, mi stavo delettando. Avevo notato, per questo la volevo aiutare. Grazie. Prego. Allora, non sapevo come impiegarlo, invece lei mi ha detto ok. Quindi, chiudo dicendo che, giusto, mettiamo che l'impianto ha bisogno di un intervento e lo mettiamo prima. Si quantifica, si qualifica e quindi tu sai che se vai a prendere quella struttura gareggi devi tirare fuori questi soldi e ti dico quanto tempo ci deve stare. Cerchiamo però di non trovarci, cari colleghi consiglieri, nella condizione di doverci comunque dare al zappa sui piedi, cioè perché la rigidità, e c'è grossa differenza fra municipio e comune, fra impianti, mentre dovremmo avere un occhio di sussidiarietà per quanto riguarda gli impianti municipali, su quelli comunali e di quelli di una certa portata è normale che devono essere un pochettino più, devono entrare in delle regole più precise, perché giustamente stai gestendo degli impianti importanti e quindi lì ci vuole una società che sia, un'associazione che sia strutturata per poter reggere, no? L'urto, perché comunque sia, lasciamo perdere che noi a volte non li conosciamo, ma io ho fatto l'esempio del Bettini, che è un impianto totalizzante e importante, e non è che lo può gestire il primo arrivato, quindi significa che lì dobbiamo metterci l'occhio. Grazie. Interventi? Consigliere Ciancio. Presidente, grazie consiglieri. Si tratta, volevo intanto precisare che la classificazione di cui parlava prima il Presidente della Commissione si riferisce proprio agli impianti comunali e nel nostro, diciamo, su Roma gli impianti comunali sono di 3 categorie, A, B e C, per un totale di 162 impianti, tutti lo sapevano, ma giusto per ricordare il grande panorama di impianti che esistono, importanti, e mi soffermerei su quelli presenti nel nostro municipio, no? Non trascurando ad esempio l'ippodromo Capannelle con i suoi problemi, che conoscete un po' tutti quanti, però il Campidoglio, dopo come un accenno di voler risolvere il problema dei dipendenti, si ritrova ancora con questo grosso problema. In ordine partirei dall'ultimo, da Via Sannio, impianto sportivo di Via Sannio, poi abbiamo Via Oppido Mamertina, che come avete già ridetto non sappiamo se sta dentro di categoria C, però effettivamente è incluso o non è incluso. Poi Cinecittà 2, Piscine Torre Speccato, Lucrezia Romano, Piscine Comunale Olimpia 1, Francesco Mancini, poi ce n'è uno Via dei Consoli senza titolo, però troviamo su Mauro Calabresi, Francesco Gentile era quello che citava prima il consigliere che mi ha preceduto, e a seguire, salendo il nostro municipio, abbiamo Via del Quadraro, l'Airone, Via Appianuova Ippodromo Capannelle, che è quello a Capannelle, Campo Roma, che è l'impianto sportivo in cui si è cresciuto il grande calciatore, aiutatemi adesso, giallo rosso, Totti, Francesco Totti, e infine il circolo del tennis. Dunque, su questo panorama importantissimo, un regolamento puntuale, io penso che non è che manchi. Rispetto alle premesse, come dicevo prima, che cita questa delibera, cioè il rientro di chi non ha versato i canoni o chi non ha pagato per anni, se non l'ha pagati, ci sono gli strumenti per attuarlo velocemente. Tant'è vero che la Corte dei Conti già da anni è intervenuto facendo pagare i canoni. Questo potete informarvi, alcune associazioni sportive stanno pagando i canoni perché si erano ridotti così d'amblè il canone, perché ognuno pensa che magari fatto un regolamento si possa disattendere. Io sono dell'avviso che
vengono fuori poi le problematiche. Quindi Roma che rapporto deve avere col concessionario? Cioè il Comune di Roma che rapporto deve avere con le associazioni sportive? Cioè interroghiamoci, deve avere un rapporto, come dire, di superiorità, nel senso non deve imporre nulla che non è già stato dettato nel regolamento. Quando si citano le cinque funzioni, funzione educativa, funzione sanità pubblica, sociale, culturale e ludica, è ovvio che i ragazzi in età scolare devono poter partecipare assolutamente all'attività agonistica. Quindi, di conseguenza, il valore da diffondere e simulare e premiare naturalmente è quella di capire che nella nostra città c'è bisogno di sport, c'è bisogno di un'amministrazione che promuove l'efficientamento di quello che ha e naturalmente di tutto il patrimonio. I concessionari, alcuni non sono riusciti ad onorare le rate dei mutui, dei debiti a carico che garantiva l'amministrazione. Adesso l'amministrazione si trova in un momento difficile, però, come ho ripetuto prima, se c'è qualcosa che non funziona bisogna intervenire subito. Mi ha detto qualcuno prima, perché non l'avete fatto voi? È la prima cosa che ci siamo posti come obiettivo, però e i risultati sono venuti perché la Corte dei Conti è intervenuta e sta chiedendo e ha chiesto il pagamento di tutte le rate pregresse. Quindi adesso costituiscono un servizio pubblico, i criteri di redazione dei bandi, le forme del bando che si vuole fare adesso, questo regolamento pone in essere delle cose che esulano da quello che dovrebbe essere il nostro impegno sui regolamenti, sugli impianti comunali, perché vuole modificare pensando di prendere con la rete di Poseidone il tutto in modo più facile. Secondo me, ribadisco, a parer mio, non era questa la strada. Dimostrazione è il fatto che questo regolamento, come quello di prima, dovrà essere oggi rivisto in Campidoglio e anche il 15, perché l'ultima data utile in cui hanno convocato le associazioni che detengono naturalmente impianti sportivi e che hanno una concessione in essere è il 15 gennaio alle ore 19. Cosa dire ancora su questo impianto, su questo regolamento? Cioè, abbiamo detto di tutto, è inutile che noi cerchiamo di... Io sono dell'Inter, tu sei del Milan, e adesso io mi va bene questo. Il peso della valutazione della concessione, chi lo determina? Cioè, quella è la cosa più importante. Mentre prima c'era un peso della concessione, bene, questa ha un peso mensile, annuale di 20.000 euro l'anno. Cioè, andiamo sulla sostanza, chi era che determinava il peso della concessione? Una concessione per un concessionario ha un costo, chi lo determina? Bene, come se l'amministrazione comunale, se noi guardiamo, funziona perché c'è una relazione delle formule di applicazione puntuali e precise, dove c'è una stima del valore che si deve attualizzare e si valuta quanto vale un impianto, 60.000 euro, 50.000 euro, con le regole che ci stanno. Ma se noi continuiamo a cambiare le regole, fatta una regola, qualcuno trova il modo per disattenderla. E allora poi caschiamo di nuovo nell'errore che qualcuno sarà inadempiente. Però guardiamo un panorama generale rispetto a quello che c'è e quello che bisognerebbe far funzionare. Io ve lo dico, ci sono degli impianti di valenza comunale che mi piacerebbe che da domani si riattivassero e si trovasse una soluzione concreta. Ne cito uno per tutti, il consigliere mio vicino di casa potrebbe
sicuramente a Vallare, c'è il centro scherma di Via Sannio, bando fatto nella passata amministrazione del sindaco Alemanno. Siamo andati a finire in una situazione non congruente, ma se non è congruente qualcuno vuol dire che disattende un regolamento vigente, e allora non è che io cambio il regolamento perché disattendo un regolamento. Oh, svegliamoci, io lo ripeto, cioè noi qua stiamo facendo di tutto perché vogliamo avallare questa strada del cambiamento dei regolamenti. I regolamenti vanno rispettati. Vanno rispettati, quindi se c'è qualcuno che non lo sta rispettando, come ben fatto a qualche amministrazione precedente, ha richiesto alla Corte dei Conti i pagamenti pregressi. Questa è secondo me una posizione da incentivare, nel senso, un'amministrazione che si candida nel segno della trasparenza non cambia i regolamenti, ma fa sì che se c'è qualcuno inadempiente possa pagare, questo per le multe, questo per tutte le azioni amministrative che devono essere intraprese da chi vuole governare e si candida a governare. Bene, io respingo naturalmente questa ipotesi di nuovo regolamento, non peraltro, questo è molto importante, per cui ritengo che le associazioni che da giorni, da settembre, che pongono delle forti motivazioni rispetto a questo proposto in solitudine dal Presidente, che trovano una quadra, e quindi penso sia inutile oggi votare, per quanto, come giustamente dice la Presidente, noi questo atto ci ritroviamo e dobbiamo votare, ma la prossima volta, dico, prima che ci si avventura in qualcosa che non è definitivo, avessero la compiacenza di invitare il Presidente della Commissione competente in Campidoglio, dove certificano e lavorano insieme su una base condivisa, perché sennò anche qui ci ritroviamo a votare un qualcosa che dopodomani sarà tutt'altra cosa. Ma sostanzialmente dico su questi impianti, non stiamo parlando di briciole. Tempo scaduto. Un minuto per dire solo una cosa, Presidente, grazie. Volevo dire che anche in questo caso ci ritroveremo dove lo sport è importante, dove lo sport è anche agonismo, in una situazione in cui lo sport potrebbe diventare predominio di alcuni che possono comprare, alcuni che possono avere il prezzo più alto. Non può essere trattato così, secondo me, lo sport e gli impianti sportivi. Mi taccio dicendo che mi auguro che in Campidoglio questo regolamento venga sostituito integralmente nelle parti deficitarie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Mi dispiace che ancora una volta si fanno delle dichiarazioni ma non si conoscono bene i documenti che sono in discussione nell'aula di oggi, perché se si fosse avuta l'accortezza di leggere in maniera approfondita questa proposta di deliberazione si sarebbe vinto facilmente che l'articolo 12, denominato condizioni per la sottoscrizione dell'atto di concessione, recita: prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario presta cauzione pari ad un'intera annualità del canone concessorio. Deve altresì corrispondere per intero eventuali importi dovuti per canoni di concessione e o garanzie prestate dall'amministrazione capitolina e già escusse, derivanti dalla gestione di altri impianti sportivi. Aggiunge: in caso di contenzioso pendente, l'aggiudicatario presta cauzione pari ad un terzo dell'importo della sorte capitale imputato a canoni di concessione e l'intero importo dovuto per garanzie prestate dall'amministrazione e già escusse.
Rispetto a invece il punto relativo al confronto, chiederei Presidente di far rispettare il silenzio in aula, perché quando le opposizioni intervengono noi rispettiamo i loro interventi. Grazie. Rispetto invece a, come al solito, il discorso della condivisione, noi nasciamo come movimento proprio di condivisione, no? Di ribellione a quella che era una condizione politica che non andava più bene. La nostra forte novità è proprio questo, cioè quello di condividere, di fare rete, non rete relativamente ed esclusivamente solo riferendoci alla parte internet, no? Quindi la condivisione online, ma proprio la condivisione di pensiero. È questo che ispira il nostro movimento. E infatti la Commissione Capitolina Permanente Decima, Personale, Statuto e Sport, questo sta anche nelle premesse di questa proposta di deliberazione, che evidentemente, ribadisco, non è stata letta con la giusta attenzione, si è attivata da subito per elaborare un nuovo regolamento con riunioni, tavoli di lavoro tematici, sedute pubbliche ed in particolare, in data 21 settembre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto verso il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali, criteri di classificazione degli impianti. In data 18 ottobre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto verso il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali, criteri di valutazione delle offerte. In data 7 febbraio 2017 è stata convocata una seduta con oggetto audizione assessore sport Frongia sul nuovo regolamento degli SC, illustrazione bozza del testo e condivisione dei lavori tra i soggetti coinvolti, con la partecipazione del presidente del CONI Lazio Riccardo Viola. 30 marzo 2017 il tavolo istituzionale coordinato dal CONI Lazio ha trasmesso alla Commissione le proprie linee guida per la redazione del nuovo regolamento del documento intitolato La posizione del CONI regionale Lazio sul regolamento di gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale. In data 28 giugno 2017 è stata depositata la proposta di delibera di iniziativa della Commissione 10 avente oggetto modifica della deliberazione di Consiglio Comunale 170 del 7 novembre 2002 avente per oggetto regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, revoca deliberazione del Consiglio Comunale 155 del 25 luglio 95, 124 del 18 luglio 98 e 66 del 3 aprile 2000 e successive integrazioni e modifiche. In data 28 luglio 2017 il direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha inoltre incaricato un gruppo di lavoro per la revisione sotto il profilo tecnico della proposta di delibera di iniziativa della Commissione 10. In data 2 novembre 2017 il direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha consegnato all'assessore allo Sport e Politiche Giovanili e al Presidente della Commissione il testo revisionato. E successivamente questo testo, con i pareri allegati, è arrivato all'interno dei municipi per l'espressione di parere da parte dei vari consigli municipali. E così il presidente Giannone, in qualità di rappresentante della commissione scuola, ha convocato delle commissioni atte a trovare un confronto politico all'interno di questo municipio con tutto quello che era la documentazione che ho illustrato, quindi diciamo con una chiarezza così palese che veramente queste osservazioni all'interno del Consiglio Municipale mi fanno pensare più che altro alla volontà di dimostrarsi davanti a una telecamera, ma non di collaborare in maniera effettiva e concreta e propositiva su un regolamento di tale importanza. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, l'ultimo intervento può essere fatto dal relatore iniziale, altrimenti passiamo alle dichiarazioni di voto. Sì, grazie. Chiedo scusa. Allora, intanto volevo... Sì. Cosa dire? La valutazione degli impianti, del valore economico, queste cose si sanno, cioè il Dipartimento Sport non è che sta lì per fare, non so, cose così, ha questa funzione, quindi certamente sarà sua responsabilità valutare un impianto,
e poi da lì ne discende il calcolo del canone. Voglio solo ricordare una cosa, che attualmente il canone annuo che paga il Circolo Tennis di Via Epponio, pubblicata la convenzione sulla nostra pagina municipale, sulla destra, sì, è comunale, un impianto sportivo comunale che sta nel nostro municipio, e sul lato destro del nostro, sulla colonna destra del nostro, della nostra pagina municipale, c'è l'elenco di tutte le convenzioni. Ecco, andate a, così andate a vedere quanto paga il Circolo Tennis di Via Epponio sotto le mura latine. Paga annui 5.400 euro. Non vorrei sbagliare, però non lo so. La convenzione dice questo. Se abbia arretrati, questo è un problema. È giusto quello che ho sentito prima. Se ci sono degli arretrati, ci sono gli strumenti per recuperarlo. Ma il tema, signori, non è recuperare gli arretrati, cioè con questo regolamento non è che ci si prefigge di recuperare gli arretrati, assolutamente no, mica siamo pazzi, ok? Ma evitare che per lavori di manutenzione, che ricordo sono necessari, qualsiasi associazione o società sportiva sa che dovrà ogni tot anni, 6-7 anni, rifare una pista, rifare i bordi, una recinzione, una rete, è normale, cioè c'è l'usura, c'è un miglioramento, ci mancherebbe. E allora che facciamo? O meglio, cosa permette il regolamento? Ripeto, lecitamente, io non ho nulla contro le associazioni che lo fanno, perché dal regolamento lo possono fare. Che cosa succede? Che questo regolamento permette di portare queste spese, che sono di manutenzione, come dire, spese per allungare la durata della concessione. Faccio un esempio. Ogni 6-7 anni devo rifare un campo di tennis, oppure devo aggiustare una rete, una recinzione, qualcosa. Faccio le fatture, porto a Roma Capitale mi allunga di 7-8 anni. Ogni 7 anni faccio un lavoro, concessione allungata di 8. E capite che se ogni 7 anni mi allungo di 8, probabilmente non arriverò mai a dover essere in condizione di lasciare l'impianto. Poi ci sono situazioni in cui, e ci sono responsabilità da verificare, in cui gli impianti non vengono lasciati nella situazione in cui si trovavano, e in cui sia possibile poi rimetterli in funzione. Certo, queste sono cose eccezionali, è il caso per esempio del nostro impianto comunale, ex scherma di Via Sannio, no? Ho partecipato ad alcune commissioni capitoline, la situazione è veramente complicata, e non perché non fosse così chiaro come procedere, che si è instaurata tutta una situazione di cui non penso sia il caso ora qui di approfondire, ma sicuramente sono situazioni queste particolari, no? Non è che sono quelle che normalmente si dovrebbero verificare. Il fatto che, come leggeva il consigliere principale, all'articolo 12 invece si chiarisca molto bene quali sono le condizioni, quindi fideiussione, pagamento e risoluzione di contenziosi, questo va nella situazione in cui dovrebbe portare l'amministrazione a non doversi far carico di costi creati da altri. Vi ricordo che abbiamo sempre quei 14 miliardi di debito che dobbiamo restituire. Quindi Bettini per esempio ha un canone ridotto, una convenzione a canone ridotto di 10.808 euro circa annue. Allora, chiaramente questo è sono facilitazioni, perché portano lo sport nelle periferie, non metto assolutamente in discussione tutto ciò, però io penso sia giusto che tutti questi
lavori necessari per la manutenzione siano noti prima e siano, come dire, già previsti nella durata. Cioè, se un impianto ha necessità di essere, di essere affidato con dei lavori, come il caso di Via Sannio, è inutile darlo per 6 anni quando sappiamo che ci vogliono 400-500 mila euro di lavori. Ma vi pare mai possibile che una società prenda un impianto, ci faccia 500 mila di lavori e poi lo tenga per solo 6 anni? Deve recuperare, è giusto che sia così, però è bene che lo si sappia prima. Si sappia prima che per mantenere, se l'amministrazione non ritiene, di poter intervenire personalmente, cosa che dovrebbe fare in linea, di principio, in linea, secondo un comportamento, standard, beh, se l'amministrazione ritiene di non essere in grado di poter fare questo, può fare un avviso in cui dice c'è da rifare i bagni, gli spogliatoi, i parquet, i percorsi, e c'è l'illuminazione, totale 400.000 euro, il valore della concessione, che ne so, è 1 milione di euro, invece di 6 anni si fa un piano economico di rientro e tradò per 12 anni. Non c'è niente di male ciò, ma sappiamo che tutti questi lavori sono già inclusi e tu lo avrai per 12 anni. Io penso che sia anche una situazione di maggiore sicurezza per chi entra, sa per cosa sta gareggiando, sa cosa si troverà ad affrontare e sa che avrà un orizzonte temporale in grado di poter rientrare delle spese e ottenere, un pareggio. Per questo motivo trovo che questo regolamento sia comunque equilibrato, sia un regolamento che, ripeto, mette a disposizione degli operatori del settore una situazione chiara, trasparente già dall'avviso. E poi vorrei fare un inciso: oggi 8 non c'è nessuna commissione capitolina a cui non sono stato invitato. Questa commissione è aperta a tutti, ma è un, è una domanda e risposta, quindi è un incontro che il commissario, il presidente Angelo Diario terrà per rispondere alle domande delle associazioni rispetto ai regolamenti. Quindi non c'è nessuna commissione, tutti siamo invitati, anzi vi invito a parteciparvi, perché potrebbe essere utile ascoltare le domande e le risposte del presidente, affinché possiate avere una visione più chiara dell'intera impostazione dei due regolamenti. Grazie. Dichiarazione di voto, consigliere Giuliano. Allora, presidente, lei con suo aplomb, lei riesce sempre, a dire delle cose in modo preciso, però questo non significa che tutto riesce ad essere, positivo e adeguato, no, però apprezzo, ci mancherebbe altro. Ecco perché Fratelli d'Italia si astiene e dà un segnale, nonostante tutto, positivo in tal senso. Però, a parte il parkour che ci piace, e Piscina Torre Spaccata non mi ha risposto prima se passa al municipio o no, se lo sa, se è stata fatta questa richiesta, ma anche Oppido Mammertina, quindi via Polia, sta in elenco, ma non dovrebbe starci. Ditelo, a Diario che non ci deve stare, perché non è stato ancora, come si dice, effettuato il collaudo amministrativo, per cui non può essere inserito in questo elenco di verifiche e bando. E verifica dei lavori viene fatto prima, sì, deve essere fatto prima, però io farei, ecco la sfumatura che dicevo prima, nessuno l'ha detto, pensavo che qualcuno lo potesse dire di voi, anche la verifica delle cubature previste, perché ogni impianto sta su uno spazio, su un terreno, che è soggetto comunque a destinazione urbanistica. Se noi andiamo in una scuola e la scuola ci chiede di fare uno spazio in più, voi sapete che non possiamo dirgli di sì, perché bisogna vedere se è prevista cubatura. Questo vale anche per gli impianti sportivi, dove
i campi ovviamente, no? E le attività all'aperto non rendono metratura in tal senso, ma gli spogliatoi, le strutture economiche, ristoranti e quant'altro sono cubature. Eppure questo controllo non viene effettuato, perché è importante, perché se no si avvantaggia qualcuno a discapito di qualcun altro, quindi è una regola che dovremmo mettere. Poi io adesso nomino il presidente della commissione sociale, perché lo nomino principato, così dopo può rispondere. Spero che non si riferisca a me quando lei dice che qualcuno utilizza lo strumento di ripresa. No, spero che non si riferisca a me, e la nomino così può ripetere, perché io non ho mai utilizzato lo strumento visivo per farmi, no, perché le parla dell'opposizione, io sono opposizione, e quindi per farmi degli interventi ad hoc. Prendo atto, chiudo, grazie Presidente, prendo atto del fatto che alcuni esempi che lei prontamente ha fatto, ecco la positività dell'astensione di Fratelli d'Italia, che col centro tennis Ipponio e col centro sportivo Bettini ha fatto due esempi di strutture che non penso neanche, cioè a me, ma anche a Stevie Wonder potrebbero risultare importanti, che comunque 5, 4 e 10, 8 l'anno, cioè magari mo danno a me, io mi dimetto da consigliere e vado a gestire sta roba, chiaro? Lo faccio tranquillamente, se mi danno questa possibilità io lascio e vado a gestire soprattutto il circolo di tennis via Ipponio, perché mi piace giocare a tennis, a queste cifre me ne può fregare di meno, continuo a fare politica, faccio la battuta per rendere molto, no, chiaro che non deve essere una cosa che andiamo a uccidere, però va messa nel tempo scaduto. È andato, grazie, oltre di un minuto. Grazie. Posso ripetere l'astensione? Chiara? Caspita. Ripeto che mi astengo. La positività c'è, ma mi astengo, così il consigliere principato può replicare e dire che non utilizziamo, io non utilizzo lo strumento. Grazie, molto gentili, grazie. Sì, consigliere Ciancio. Sì, grazie. Giusto per giustificare e motivare il voto negativo a questa proposta. Intanto rilevo anch'io, quale membro dell'opposizione, che non mi interessano un po' le visioni su eventuale promozione d'immagine personale, proprio non mi interessano. Quello che volevo dire è che sarebbe stato quindi opportuno, e quindi lo sappiamolo tutti, che dobbiamo sapere tutti, che lì sui canoni determinati, se ci sono irregolarità, io sono il primo, come lo sono stato sempre, a denunciarli su tutti i canoni, perché i canoni vengono fissati dal Dipartimento secondo un disciplinare applicato. E attenzione sulle parole che diciamo rispetto ad alcuni impianti esistenti. Nessuno ha avuto prolungamenti di concessioni, cioè di quelli di cui trattasi. Noi lo sappiamo bene, gli impianti. Su questo mi faceva piacere avere un elenco puntuale e preciso di chi ha disatteso un regolamento vigente. Chi ha disatteso un regolamento vigente deve assolutamente adeguarsi. Ma la strada del fare il nuovo regolamento in questi termini, siamo sicuri che vada nella direzione congruente, quella di salvaguardare lo sport, salvaguardare gli interessi della collettività? Io ho qualche perplessità, a prescindere dagli impianti che, come dire, sono veramente virtuosi. Ho delle perplessità perché il costo che dell'appalto, cioè il valore di stiva, può premiare solamente associazioni che si fingono associazioni sportive, ma dietro hanno il partenariato di qualcuno potente che gestisce alle spalle un impianto sportivo. Ma noi ci dimentichiamo, e mi taccio, caro Presidente, ce l'ha la forza un'associazione sportiva di osservare tutte le regole che riguardano la disciplina di l'esecuzione dei lavori? Cioè, voglio dire, è una cosa impegnativa. Allora, ci sono delle perplessità che mi auguro che in Campidoglio possano essere valutate correttamente rispetto a una proposta che
ci accingiamo a votare, ma dovrà essere ridiscussa, rivotata insieme alle associazioni che chiedono di essere ascoltate rispetto a una procedura che non mi sembra corretta. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sì, Giannone. Sì, dicevo, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa delibera di espressione parere, perché a suo giudizio questo regolamento soddisfa tutti quelli che sono i principi, chiaramente, dell'uguaglianza, della trasparenza, della legalità, naturalmente, e anche di una forma di equità. E voglio solo ricordare che gli esempi fatti prima non significano che ci sono associazioni che non sono in regola. Queste associazioni che ho, queste società di cui ho parlato, di cui ho detto il canone, non sono fuori regola, sono in regola, quindi non c'entra nulla. È proprio stabilito così da regolamento, cioè io non so come spiegarlo adesso, vabbè. Pertanto il problema è un altro. Ora, se poi lo si vuol fingere di non comprendere o di, insomma, si può sviare l'attenzione, possiamo farlo. Però, voglio dire, bisogna anche farsene una ragione. Pertanto, noi voteremo favorevolmente perché questo regolamento garantirà trasparenza attraverso l'emanazione già degli avvisi pubblici di ciò che sarà il bene, che ricordo è un bene pubblico, messo a gara, per evitare che si possano perpetrare delle situazioni come quelle che ho raccontato prima. Allora, non è vero che non ci sono state delle, diciamo, rideterminazioni di durate, perché tutti e tre i nostri impianti municipali, comunali di interesse municipale, di rilevanza municipale, hanno goduto di questa opzione del regolamento. Quindi è un fatto, è così, ma non è solo questo, ce ne sono tanti altri, io non voglio dire tutti, ma tanti altri hanno goduto di questa opzione. Basta andare a vedere, ripeto, i canoni di concessione. Il regolamento parlava di durata minima di 6 anni, io non capisco allora come mai degli impianti sportivi comunali la concessione è stata data nel 2005 e ancora ce l'hanno. O sono fuori legge, e non credo, oppure hanno avuto degli allungamenti perché hanno investito, hanno fatto lavori, e quindi secondo il regolamento vigente è corretto che abbiano la possibilità di recuperare queste cifre. Non sto dicendo questo, sto dicendo altra cosa, sto dicendo che è giusto, secondo noi, saperlo prima, in modo che tutti, allo stesso filo di partenza, tutte le società allo stesso filo di partenza, possano sapere per cosa stanno concorrendo, in modo trasparente e diciamo è corretto. Tutto qua. Detto ciò, ribadisco il parere, la favorevolezza a questa delibera. Grazie. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Perfetto, allora delibera approvata da 13 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. Passiamo all'ultimo punto nell'agenda di oggi ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri De Vito, Ferrara, Pacetti. Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale ai sensi del capo primo dello Statuto di Roma Capitale e revoca della deliberazione del Consiglio Comunale numero 219 del 6 novembre 2003. Consigliere Pompei. Cercherò di essere
cercherò di essere breve, rammentando prima sinteticamente ciò che prevedeva il regolamento, il vecchio regolamento che risale al 2003. Il regolamento era composto di pochi articoli, praticamente prevedeva la possibilità di dare per i motivi di cui ha detto poc'anzi la Presidente, cioè contribuzioni per iniziative di interesse del Consiglio Comunale, ai sensi del capo primo del regolamento dello Statuto di Roma Capitale. Erano previsti i contributi a carattere generale da presentare entro il 30 aprile di ogni anno e contributi per iniziative specifiche da presentare da 60 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Il Consiglio Comunale acquisiva un parere di una commissione composta praticamente dal Presidente del Consiglio Comunale e da altri membri dell'ufficio, dagli altri membri del Consiglio di Presidenza. Veniva comunicata l'accettazione e il diniego soltanto in base a una relazione sommaria che veniva precisato essere più dettagliata con un preventivo di voci di spesa soltanto in caso di iniziative di carattere specifico. Per quanto riguarda la commissione valutativa, i criteri di valutazione erano abbastanza generici, nel senso si parlava di coerenza dell'iniziativa e o dell'attività, le finalità istituzionali, l'attinenza agli indirizzi programmatici, la validità o rilevanza nello specifico settore, la qualità del programma e della capacità organizzativa del proponente nonché qualche riferimento alla situazione finanziaria del richiedente. L'erogazione avveniva in maniera estremamente semplice, nel senso che doveva essere motivata, ma i motivi di giustificazione erano di interesse generale che giustificavano appunto l'erogazione stessa, la completezza della documentazione presentata, l'importo non superiore un importo di contribuzione non superiore alla richiesta e non superiore al 25% delle uscite degli enti qualora a presentarla fosse stato un ente. Uno degli enti previsti appunto come possibili beneficiari. Soltanto per le iniziative a carattere specifico si precisava che questo non doveva superare, l'erogazione non doveva superare il 90% della spesa subordine alla presentazione della documentazione di spesa, cioè praticamente soltanto per questo tipo di erogazioni, per iniziative specifiche, a un certo punto era prevista una documentazione documentata della spesa sostenuta. Dal 2003 sono passati diversi anni, bisognava un attimino precisare sia in realtà e sia in relazione a quello che era stato previsto alle nuove disposizioni in maniera di trasparenza e anticorruzione, sia tenendo presente anche quello che per la verità era un articolo di legge che già era previsto, che era l'articolo 12 della 24190, cioè la legge sul procedimento amministrativo che dispone che disponeva e dispone tuttora che la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi. È stato quindi predisposto un nuovo regolamento che nell'alveo della precedente impostazione specifica meglio specifica e determina meglio i punti la procedura per arrivare all'erogazione. Innanzitutto questa questione dei contributi e dei limiti quantitativi dei contributi stessi viene inquadrata dall'articolo 5 del nuovo regolamento in un'antecedente attività di programmazione originata da una proposta di stanziamento e successivo avviso pubblico invitante a presentare richieste e progetti da valutare con l'espletamento di una procedura pubblica curata da un'apposita commissione composta da almeno 3 membri scelti, ecco qui la novità, tra dipendenti del Comune di Roma, competenti razione materie e sottoposti a rotazione. La commissione dovrà valutare secondo un rigoroso ordine cronologico le domande che
che pervengono, certo con una valutazione improntata ai criteri di correttezza, imparzialità e trasparente, ma in base al nuovo articolo 7 del regolamento, applicando criteri di valutazione con i quali si attribuisce un punteggio a singoli aspetti valutativi che tendono, per quanto possibile, ad una oggettivizzazione del processo valutativo di selezione. Quindi non più criteri generici, ma criteri punteggio numerico da attribuire ad alcuni aspetti della valutazione. E ciò a fronte di criteri del tutto, e questo è da valutare, a fronte di quelli che erano i criteri precedenti, che erano del tutto descrittivi e quindi abbastanza discrezionali, come previsto dal vecchio articolo 5. Sparisce nella nuova formulazione la vecchia distinzione tra contribuzioni a carattere generale e contribuzione finalizzata a singole iniziative. Nella nuova regolamentazione tutti i contributi debbono riguardare iniziative ben determinate e programmate e l'erogazione è sempre subordinata all'avvenuta rendicontazione sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese, nonché da una relazione descrittiva finale che evidenzi in maniera analitica l'effettiva attuazione del progetto finanziato ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La liquidazione non potrà in nessun caso, la somma erogata non potrà in nessun caso essere superiore al 50% dei costi dimostrati e rendicontati e comunque non superiore a 10.000 euro. Per gli atti di concessione e l'elenco dei beneficiari è infine prevista la pubblicazione ai sensi della legge sull'accesso civico degli atti. Quindi questo è in estrema sintesi ciò che è stato il nuovo regolamento che viene proposto. Mi riservo poi eventualmente dopo la discussione di rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti. Tante grazie Presidente. Altri interventi? Grazie Presidente. No, solo per dire che era stato abolito questo capitolo su questi finanziamenti che il Presidente d'Aula erogava in passato con questo regolamento che rimane, il 219 del 6 novembre 2003. Cioè da molti anni che non venivano erogati finanziamenti e nessuno si accingeva a presentare progetti. Mi fa piacere che il nuovo Presidente d'Aula cambia il regolamento, cambia le modalità perché istituisce nuovamente queste iniziative che possono partire da enti, da consiglieri, ma soprattutto dalla maggioranza naturalmente, perché è a discrezione del Presidente d'Aula poi il tutto, e a prescindere dalle regole che vengono citate sulla rendicontazione che esisteva allo stesso modo da molti anni che un euro non era stato erogato per alcuna iniziativa che riguardava enti o consiglieri o scuole o istituzioni che richiedevano tali finanziamenti. Quindi per noi è una sorpresa, per me è una sorpresa anche, voglio dire, se ci sono risorse naturalmente potrebbe essere anche iniziative, potrebbero essere nascere iniziative valide, ma non mi risulta che per tutti questi anni ci siano stati soldi erogati con questo capitolo. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi andiamo con le dichiarazioni. Pompei? Ah, finale? Sì, sì, cioè quella finale. Se non ci sono interventi si può procedere. Come no? Grazie Presidente. Scusate. Ecco, evidentemente sono in possesso di notizie sbagliate perché mi risulterebbe che nel 2008 sono stati erogati 2.800.000 euro, nel 2009 2.700.000, nel 2011 6.300.000 e nel 2012 1.200.000. Evidentemente sono notizie che mi sono state date in maniera sbagliata, se è vero quello che ci dicono. Grazie. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Votazione. Favorevoli?
contrari, astenuti. Sì, la delibera per proposta di parere viene approvata, credo, con 13 voti favorevoli, un contrario e un astenuto. La seduta si chiude qui, sono le 12:17.